adesso i pantaloni. Subito, subito. E fai presto. Ecco qua, trattami di mandare un spino. E va pure freddo. Perché ce l'ho già spino io? Ci fatti capire per un po' la mia. Già faccio proprio chiuso questo palazzo. Non ce la faccio proprio più. Amiche, o pantaloni, permesso. Buongiorno, generale. Vado con mia nipote a fare la spesa, vi serve qualcosa? No, niente, generale, niente, niente. Arrivederci, signora. Buongiorno. Capito, Assuntina? Stanno andando al mercato, come al solito, non dobbiamo andare avanti in questo modo, capito? Ai! Ti sei fatta male, figlia mia? Sì. Ho sempre avuto nell'androne, sempre avuto! Chi la ricuccia che scassi la madre? Ha ragione, la dolcetta. Sempre si scassi. Donna Cristina? Sto qua. Un'altra volta? Mo succede un'altra volta? Ma che cosa? Adesso vi dico. Donna Cristina? Appena gli ho consegnati i pantaloni stirati, perché a moglie manca i cazzoni lo stiro. Ovvero? Mi ha detto, Concetta, sentimi bene. Qua ci stanno 100 lire per te, se mi dice chi viene in questa casa qua io non ci so. Non ti preoccupate, ho detto io se vedo qualche cosa subito vi avverto. Che gli potevo dire? Penso che io sto in guardia. E se mi accorgo che mi fai scemo pure tu, ti faccio passare un brutto quarto d'ora. Una Cristi è un brutto quello, può passare pure Ricuccio. E Ricuccio? Che c'entra Ricuccio? Che c'entra? Chi le porta le lettere all'ambasciata all'innamorata di Donna Amalia? Ma quando mai? Quando mai? Don Vincenzo se ne è accorto, perciò riuscito in cella che non lo facesse più. E facetelo un buono mazziato, una che lo voglio una. Ma quello è malato. Quante volte gli dico con mio marito che lo maltratta? Lo vorrebbe cacciare di casa, ma io dove lo mando? Voi lo sapete. Ce lo pigliamo che teneva 10 anni, perché mia sorella morì di melencite. Il padre non l'ha mai conosciuto. Io che dovevo fare? Lo potevo lasciare in mezzo a una strada, in quelle condizioni? Per carità. Ne parlai con mio marito e gli dissi, pigliamolo con noi. È orfanello, è tanto bellino. Mio marito si commosse. E così ce lo siamo cresciuti con mano figlia. Adesso però mi pare che Don Giovanni, marito vostro, non si commuove più tanto. Non si commuove più. Dice che Ricuccio non è riconoscente per niente. E già, perché vedendo il bisogno che ci sta, dovrebbe lavorare. E invece non fa niente. Donna Cristi, scusate,
Ma non andò a lavorare in Don Barberosa? Sì, andò a lavorare nel Barberosa. Ma come, una concetta? Ma sapete che è successo? Dopo due giorni, con la fionda, pa, 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 ruppe tutte le bicchiere e tutte le bottiglie di Barberosa. È terribile, che l'uaglione, è terribile! Concetta! Chi è? Concetta! Un generale, un generale! Dov'è generale! Generale, sto qua, generale! È qui! Sto qua, qua! Concetta! Ma le lampadine nell'androne, quando le vogliamo mettere? Subito! Mia nipote è inciampata poco fa! È la terza volta che accade! È un'indecenza! Sempre buio nell'androne, sempre buio! Avete sentito, generale, sempre buio nell'androne? Che lei ricucci che scassa tutte le lampadine? Ma quando mai? Ah, quando... Vincenzo, siete un traditore! Avete sentito come sta nervoso? È sempre colpa di Enricuccio. Ma non è colpa sua. Ma Cristina, ma perché non va a lavorare? Ma non può lavorare. Perché gli cade la roba da mano. Vabbè, una Cristina, però secondo me un lavoro più semplice lo potrebbe pure fare. Che so, il facchino, il guardiano notturno, per aiutare un poco la barca. Ma che calma, Cristina? Voi state proprio... Non ne parliamo. Ma proprio mandato il ricuccio da mio marito a dire che è inutile che viene a mezzogiorno, perché qui non c'è niente da mangiare. L'avvocato Manzil. L'avvocato Manzil doveva mandare dei soldi per certe carte copiate da mio marito, ma fino a mo non si è vista ancora. Una concetta? Sì. Ha mandato nessuno l'avvocato Manzil? No, nessuno, nessuno. E io non ho potuto comprare neanche il pane. Una concetta? A voi lo posso dire, qua ci siamo venduti uno di tutto, puro cappotto mi sono venduto, puro cappotto. Mamma Cristina, non facita così, mamma mia, ma quando sembra che è stato uno poco zitto, quando si discucciando. Donna Cristina, ma va a capigliare due carbonetti. No, lasciate stare. Vi va a capigliare e vi porto pure un bello piezzetto. Va bene? Aspettatemi che subito venga. Povera Cristo, povera Cristo. Concetta! Che c'è, Don Vincenzo? Concetta, vieni qua, fammi il piacere. Vedi se mi puoi cambiare questo biglietto da 5.000 lire. Va bene. Aspetta! Poi chiama subito una carrozzella, con molta fretta. Va bene. Aspetta! Poi vai sopra dalla signora Amalia, ti darà una valigia. Va bene. Aspetta! Me la tiene abbassa al palazzo. Quando è dopo me la prendo. E ti aspetti, vai! Non devo aspettare? Ah, ti aspettavo, corre! Calmato, ma stavo sempre nervoso! Devo scoprire chi è che sale a casa mia. Oh, Sanguccio! Vincenzo? Chi è? Ah, una Cristina, buongiorno! Ma che state in mezzo alle scale? Io? Ah, sì, per forza. Ma no, accomodatevi. Posso? Come, accomodatevi? Entrate, Vincenzo. Accomodatevi. Partite? E chi me l'ha detto? Voi, Concetta, la valigia, la carrozzella. Ah, avete ragione, Concetta, la valigia, la carrozzella. Sì, parto. Devo partire per forza. Fu un affaruccio mio. Devo andare... Dove? A Salerno. A Salerno? Ma perché non posso andare a Salerno? Andate a Salerno, a me che me ne porto. Non se ne porto. Faccio vedere io. Enricuccio, non c'è. No, mi è andata a portare un'imbasciata. A chi? Mio marito. Ah, beh. Ma voi forse ai ricucci gli dovete dire qualche cosa? Qualche cosa? Guardate, chi è scemo, ma non è cattivo. È scemo, eh? Lupoc. Quello è scemo, utile suo. È scemo quando vuole lui, Enricuccio. Ma se stessa accorta, però, perché prima o poi trova qualche dune che gli fa tornare le cervella, Enricuccio scema. Non avvi sì? Io parto. Lo so. Ma non sapete perché parto? No, questo non lo so. Parto, perché qua ce l'hanno tutti con me. Ma non signore. Sì signore,
tutti, tutti contro di me. Io me lo so accorto, è una congiura. Enriguccio, o generale, che la scemrava da posto. Allora, bene. Tutti contro di me, tutti. Ma voi cadete. Pure la gamba contro di me. Tutti, tutti. Io sapevo. Non vince. Don Vincenzo! Che c'è? Adalige! Non mi serve! Le 5.000 lire! Non le voglio! Guardate, guardate! Donna Cristi! Eh? Voi non avete capito niente! Me che? Questa partenza non è legittima! Ma come non hai capito? Ma perché che sono scema? Ha detto troppe volte devo partire! Uno che parte veramente lo dice una volta, se piglio tre ne se ne va! Ah, sta venendo Enriguccio! Ah, Enriguccio? Ma sono di chi che non mi ha scassato tutte le lampadine? Ma non c'è, ma lasciamo stare! Ma che c'è questa sta? Che mi scassi tutte le lampadine, non lasci stare! Che è stato? E sono caduto per terra! E chi è stato? Non lo so. Perché là non si vede niente, sta... Sta tutto scuro, sta... Senti, tu devi mettere le lampadine nel palazzo. Senti, le lampadine nel palazzo ce le mette e tu me le scassi. No, una non c'è. È lasciato sta. Non è lui che scassa le lampadine. No, donna Cristi, è lui che scassa con la fionda. A così ho rippo. Oh, oh. Ah, no, 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 mamma, ma non no, 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 avete visto, no, non c'è, l'avete fatto piangere. Abbiate pazienza, arrivederci, no, non c'è, arrivederci. Va bene, donna Cristi, buone cose, ci vediamo più tardi. Arrivederci. Non c'è, sempre fatto un figlio. Che lei? Mamma, Siete freddi? Aspetta. Mamma, ti piglia una bella coperta e ti fa sta calda, ecco qua. Sei andata da tuo padre? Sì, sono andata. E ci hai detto che qui non c'è niente da mangiare? Sì, ce l'ho detto e le ho mandato uno schiaffo. Uè, perché? Non so perché. Ma tu come gli hai detto? Preciso come mi hai detto tu. Ha detto mamma, è inutile che ti andata. Perché non c'è niente da mangiare, buono schiaffo. Ma tu ce l'hai detto davanti alla gente? Sì, la gente così c'era in galleria. Col pulcinello in mano. Col pulcinello in mano, fatta la fermata. Che si capisce che chi la si è offesa, Tu l'hai fatta fare una brutta figura. Tu la devi finire con questo pulcinello, perché papà non lo vuole sentire. Ma è un'altra cosa, non devi fare. Non devi portare più lettere imbasciate all'innamorato di donna Maria. Io non porto imbasciate a nessuno. No. Tu ce le porti. Non ce le porto. È stata forte perché don Vincenzo è terribile. Quello è geloso come un hotel. Ma che succede? Si se ne accorge. Certo, mi rimanda a me. E io faccio qua, eh? E io faccio sapere subito a tuo padre. Niente, ti fate troppo da stile, Enrico. Troppo, non ce la faccio più, tu aglio. Ma non ce la faccio più, tu aglio. Ciao, Enricuccio. Ciao, generale. Buongiorno, dottor. Buongiorno a voi, generale. Ma che è stato? Mi ha rotto un'altra volta il vetro. Ha rotto un'altra volta il vetro? E la terza volta in questa settimana. E la terza volta in questa settimana non ce la faccio più. Yeah. Uè, ma adesso basta. Uè. Vado in questura. Uè. Lo denuncio. 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 Uè. Ma che fai? Che fai? Si è rotto un'altra volta, vetro da ragioniere. Ragioniere, sì. Mi piace perché si incazza musicale. Ah, sì? Sì, tre volte, vero? Tre volte. Tre volte. E chi lo ci denuncia? Ci denuncia. Vai in questura. Adesso che viene tuo padre, io ce lo dico. E ti faccio la tua schiaffa. No, lui non è mio padre e non mi può prendere la schiaffa. È vero, sì. No,
proprio lei. Questo è vero, non è tuo padre. E allora basta. Però ti va bene con Manufino. Ma quando mai? Solamente tu mi vuoi bene a me. Ma non è vero. Ieri sera sai che mi ha detto? Che stava dispiaciuto. Perché? Perché tu a me mi chiama mamma e a lui Don Giovanni. E che ora ti puoi chiamare? Buongiorno. Come sta venendo? L'avvocato Manzilla non ha mandato niente. Guardi, non ti piglia schiaffe perché sto debole, capito? Non ho la forza. Ecco. E poi sarebbe un avvilimento. Metti a perdere tempo vicino a che la faccia è scema cadere. Ma se non cambi, scordati la strada di casa, hai capito, delinquente? La scalzone che non sei altro. Mamma, non riuscire. Non ti preoccupare, c'è sta mamma per te. È colpa sua. Adesso me l'ha detto una concerta. Ha rotto l'altra volta il bene del ragionier. Possiamo andare avanti in questo modo, possiamo andare avanti. E tu non gli dici niente. Come hai detto la prima volta, non lo fa più, povero ragazzo. Non la fa più, l'ha fatta altre due volte. Delinquente, sfaticato che non sei altro. A lavorare non ci vai, sei capito? E non gli conviene lavorare, qua ha trovato la vita comoda a trovare. Poi il letto lo trova, il mangiare lo trova. Raramente ma lo trova. E perciò fa il debosciato. Ma tu devi ringraziare questa santa donna, devi ringraziare. Fu lei tanti anni fa. Vediamolo con noi, è solo al mondo, è orfanello, è tanto bellino. Guarda, questo è l'orfanello bellino, questo qua. È bellino questo? Sì. Ma guardate che schifezze diventano gli orfanelli bellini, guardate quanto è brutto. È brutto e maleducato. Delinquente è brutto in una galleria. Raccontate quello che mi ha fatto. Raccontate come me l'ha fatto. Sì. Ha fatto una pernacchia col pulcinello. E non lo fa più. Ha annunciato tutta la gente, non lo fa più, fatti dai pulcinelli immediatamente. Calma, piglio con te. Calmati. Non lo fa più, solo questo sai dire, non lo fa più. Io stavo costituendo una società finanziaria, stavo costituendo. Avevo trovato 5 soldi, mettevo una lira a testa, ho detto dati i soldi a me, io faccio il presidente della società. Pensavano con i soldi in mano, mentre è arrivato questo animale, si è messo a stilla. Ha detto mamma, quando è venuto che è tornato a casa non c'è niente da mangiare. Davanti agli industriali si è messo a stilla. Ha scoraggiato tutti quanti e se ne sono andati. Non la facerò mai più, papà. Ma qua papà, ma chi te conosce a te, papà? No. Ti devo un figlio scemo come a lui. Ma non lo dare! Ma viene te ne con mamma tu, sì? Lo dare! Vieni qua, qui, dove va? Che si donna? Abbiamo da fare! Abbiamo da fare! Allora, abbiamo da fare, vieni qua! Ma veramente non c'è niente da mangiare. Niente, niente. Niente, niente. Io per me non tengo fame. Io nemmeno. Io nemmeno, ma qua ci dobbiamo sforzare però. Passiamo pigliando una brutta abitudine a non mangiare. Uno di questi giorni ci trovano stecchiti, ci trova. Guardate che desolazione, guardate. Non si sa niente, ma come si fa? Due giorni che non mangiamo, guarda cari. Che si sa niente? E se non ci fossi io in questa casa? Avanti, Cristi, vieni qua. Oggi si mangia, ho provveduto io. Cristina, vieni a fare quest'uovo in decamino, vieni, bella, vieni. È un uovo. Da quanto tempo non si vedeva un uovo in casa nostra, Cristi? Hai comprato un uovo? Ho comprato un uovo. E che era diventato milionario all'improvviso. E l'uovo costa un sacco di soldi.
Oh, per carità, non è che l'ho comprato. Se l'ha rubato. Ma la delinquente, ha pigliato con Mariolo, con lui, ma ha pigliato. Delinquente, ma perdonami, ho scherzato, non lo facerò mai più. Credami, papà. Ma tanto zitto, che papà, io non sono tuo padre, tu non sei mio figlio, vuoi capire o no? Mettitelo bene in testa. E vai su, guarda, e non parlare con me. Lascia bene, papà, ma che non è. Ma insomma, se può sapere un mistero è tuo. Ma no, questi, nessun mistero. Alla fermata del tram c'era una contadina che aveva poggiato per terra 4-5 galline. Quando è arrivato il tram, aveva pigliato le galline e l'uovo è rimasto a terra. Si vede che allora l'avevano fatto, hai capito? E che facevo? Lo lasciavo là? No. L'ho preso piano piano, l'ho messo in tasca e me ne sono venuto a casa. Bravo. Hai visto che se l'ha rubato? Ma se l'ha rubato, che dire, che è rubato. Guarda, quello stava a terra, io l'ho salvato. Ha rubato. Poteva passare un dramma, non so, una carrozzella, lo potevano schiacciare. E che dovevo fare? Lo dovevi restituire. Notato quanto è stupido, quanto sei scemo. E a chi lo restituivo? Avanti. Alla gallina. Alla gallina. Hai detto alla gallina. E già cioè, poi pigliava lui, lo metteva in alto, poi un culo alla gallina. Giovanni! E quello per far arrabbiare. Stai zitto, sta linguaggio. Tu non devi parlare con me, hai capito? Fa la provocazione, va. Alla gallina lo restituì. Ma sento quanto è bello questo cristiano. Ancora caldo. Sentite quanto è bello. Questo è un uovo speciale. Fallo in decamino, Cristiano. Ma fallo bello largo, largo. Stendilo bene. No, no, Giovanni, no. Ecco, come vuoi fare? La frittata vuoi fare, Cristiano? No. E come lo vuoi fare? Ah, ho capito, sì. No, fai una cosa, Cristiano. Fai così. Il bianco lo cucini oggi e il rosso a cena per stasera. Ma no, Giovanni, no. Questo non si può fare in nessuna maniera. E perché non si può? Perché non ci sta manco un filo d'olio. Ah sì, è vero, l'olio è finito. Vabbè, ma c'è la sugna che va bene lo stesso. No, non c'è. C'è la sugna, è la credenza. Ma guarda bene, come non c'è? Ti dico che c'era. Stamattina c'era. C'era. Oh, bravo, è vero che c'era? Non c'è più. Non c'è più. No, non c'è più. Non c'è più. E chi sa meglio? Io. Tu. Sì. Hai mangiato la sugna dal vasetto? No, non l'ho mangiata. No? E che ne hai fatto? Mi è servita per azzeccare le figurelle. Hai fatto la colla con la sugna? Sì. Ma io ti chiamo una cosa assurda da rinvendere e non c'è altro, ha fatto la colla. Oh, Giovanni! Giovanni! Ma vieni a casa! Guarda. Ha fatto la colla con la sugna. Ma non da retta! Come non da retta? Come faccio adesso? Ma sì! Con l'uovo? L'uovo? Zucatillo! Ma che c'è zucca, Cristi? Senta questo, zucatillo! Ma credeva che moriranno quasi, ma credevi. Cazzo zucca, questo non è un uovo da succhiare, Cristi. Questo deve essere cucinato come si deve. Avanti, fammi il piacere. Fatti dare un poco d'olio dalla signora De Lucia, su. Ah no, no, io non ci vado da signora De Lucia. Perché? Io la settimana scorsa ci sono stata tre volte. L'olio, ho prezzemolo, l'ho battito. La settimana scorsa, oggi è lunedì, cominciamo da capo, eh? No, non ci vado. Vai, un momento solo. Non ci vado. Mannaggia, capo, guarda mia moglie, pure dare una capa tosta. Quando si mette in capo una cosa, non c'è niente da fare. Vabbè, c'è andrò io da signora De Lucia, facciamo quattro piani a piedi. Tu non ti scomodare, capito? Delinquente, stai comodo tu. Preoccupa, ci vado io. Guarda, ma te neanche le scorze dell'uovo ti faccio assaggiare. Neanche le scorze. Delinquente che non sei altro. Sfaticato. Per neanche col pulcinello, vai qua. Ma stasera se non mi dai quel pulcinello faccio succedere il 48, faccio succedere. Delinquente che non sei altro. Questo sei, delinquente sfaticato. Diceva, ora, farmi allontanaia, rumassi a contadora, chissà quando tornataia. Andiamo, mamma mia! Buongiorno, Peppino, buongiorno! Rispondeva, torna raggia, quando torna nalli rosa, si sduciora torna maggio, pura maggio sonda ca.
si è rotto l'uovo. Che? È rotto l'uovo. Mamma, l'uovo non è come la palla. Non zomba. Adesso chi ce lo dice a tuo padre? Chi ce lo dice? Ma chi ce lo dice? Chi ce lo dice? Ah no, io no, io non l'ho visto e non ho sentito niente. Ma che ce dice? Non pulisco neanche la terra. Te la vedi tu? Ma non facisti una volta? Niente. Guai non fa guai. Ma chi lo sente adesso che scende e non trova lui? Ma come ha già fatto tutto? Si è fatta troppo. Grazie, signora De Lucia, molto gentile. Sta venendo papà. Grazie ancora, signor. Ecco fatto, è tanto gentile. Buongiorno, generale. Buongiorno, don Giovanni. Hai fatto la spesa, un po' di spesa, sì. Bravo, voi, aiutate, signore, perché non è voluto vostra moglie? Ho detto, è indaffarata ai fornelli, non può lasciare. Che dovevo dire? Guarda, guarda, me ne era, tu. Dove sta l'uovo? Dove sta l'uovo? Dove sta l'uovo che stava qua dentro? Dove sta l'uovo che stava qua dentro? Ma che è, Cristina? Vuoi scherzare? Sto domandando dove sta l'uovo che ho lasciato nel piattino. Tu vuoi sapere da me dove sta l'uovo che hai lasciato nel piattino? Ma che è un gioco di società stiamo facendo? Voglio sapere dove sta l'uovo, Cristi. Ma io non te lo posso dire dove sta l'uovo. No. Perché se te lo dico qua succede il 48. Oh. È 48 oggi. È 48 domani, succede il 127, ecco il 127, ma chi la senti alla signora De Lucia? Io raggiungo il quarto piano, ma che la signorina Assunta, e donna Concetta la bambina, ma chi la senti donna Cristina, ma tu ci hai sudato, Cristina, sto domandando dove sta l'uovo, voglio sapere. L'uovo? Ehi. Questo è, o teneva mamma, no. L'ha fatta cadere in terra. Ah, rotta l'uovo. Sì. Ma resta digiuno? Il resto digiuno? Resta digiuno. Ah, per colpa sua il resto digiuno. Resta digiuno. Di giù. Ma che volita, ma io non ce la faccio. Ce la fai più tu. Chi qualche volta che sta mi venga con papà. No, ma perché ha ragione, ora hai ragione. No, tu hai ragione. Hai ragione. Sì, ma che ci posso fare? Te li ha pigliato questo. Vabbè, questo. Sì, questo te li ha pigliato. Scaccialo, mandalo. Pannallino. Ma non da pigliare sempre con me. Uè. Ma non lo vatta, ma che ha già ucciso? Che ha ucciso lui? Quello è un povero scemo irresponsabile. Io dovrei uccidere te. Me. Sì, signore. Che lo vuoi tenere in casa a quel delinquente. Ah, sì? E a te, e a Ciro. A Ciro. A Ciro, ma meglio così. Perché non ce la faccio più. No. Io me ne voglio andare a sta casa. Vattene, aspetta, vattene, va. Ah, sì? Vattene. E me ne va. Va. Me ne vado. E te la a te a Is. No, a Is tu porta, Is. No, me ne va chi sono. Perché non ce la faccio più in da sta casa. Ma vattene, vattene. Non parla tragedia, signora De Lucia, la prima che lo dice, sei troppo tenero con ragazzi, la colpa è tua, è tu che fai la tragedia, tu non lo sai educare i ragazzi, hai capito? Hai sempre ragione, come dice, non lo fa più e quello fa peggio ancora, questa è la verità, anche il dottor lo dice, uno schiaffo ogni tanto gli fa bene, e tu per carità, guai chi lo tocca, il gioiellino, guardate che delinquente, guarda. Mi ha rotto l'uovo, guardate. Io ho fatto tanta fatica per pigliarle con lui. Eravamo 7-8 persone, mi sono buttato, sono andato a sbattere con la testa contro un tram che mi da sbattere. E tu mi hai rotto l'uovo, delinquente. E non si mangia neanche oggi per colpa tua, hai capito? Sente quella povera donna sta piangendo. Da 30 anni sputa sangue appresso a te, guarda com'è ridotto. Guardate sta povera donna, vieni a casa, che fai? No, non voglio venire. Vieni in casa, avanti. Non voglio venire. Vediamo se si può rimediare con l'uovo, con qualche cosa. Avanti, vieni dentro, non parla la capricciosa. Avanti, bella figura, mi tesca. Sta guardando la signora, che sta guardando. Avanti, vieni qua, che buon fare, non è colpa tua. Non preoccupare, me ne vado io da questa casa. Ma no! No, rimani col bambino, me ne vado io. Ma se no. Sto un caffè da sta casa, nessuno mi pensa a me. Ma io ti voglio bene, sì, ma che vuoi bene, che vuoi bene. Mi fa parlare, va bene. Meglio che non parlo, Ma tu mi piace proprio, non ti accorgi nemmeno se ci sono in questa casa. Va bene. Stamattina stavo nel letto vicino a te,
Hai domandato a lui, hai visto a papà? Io stavo là, vicino a te, nel letto, non mi hai visto a me. Ma quando mai? Ma quando mai? Che non mi piace proprio a me. Il cappotto, avanti. E sono sei giorni che ti ho detto, hai scucito la foto. Ma l'hai cucita la foto? Non me l'hai cucita. No, perché non ho tempo. Lo so, non hai tempo. Per me non hai mai tempo. Il tempo ce l'hai solo per lui. Per quell'imbecille animale delinquente. L'ha rotto lui. Delinquente, quanto è stupido. Da mezz'ora sta con la testa a terra. Alzalo che gli fa male. Avanti, aizzalo, lo vuoi sangue in capo. Ah, quello già è scemo, gli va il sangue in testa, non capisce più niente. Abbiamo ospitale però. No, non voglio alzare. Lo schiaffo ti deve dare tua madre. Dagli lo schiaffo. Anche il dottore lo dice, lo schiaffetto gli fa bene. Ha fatto una cattivazione, dagli uno schiaffo. Oh, per il suo bene. Avanti. Ma questo è lo schiaffo questo qua. Adorare. Guardate, si scema proprio. Ma che ha malato, quello è ruffiano, approfitta di te. Ruffiano, ma ne bacetta a mamma, te è ruffiano. E banda per mettere una certa una cosa brutta, hai capito? Dammi il pulcinello, non ce l'ho. Tu ce l'hai sopra, va là. L'hanno rubato. Vai a pigliare il pulcinello. Non ce l'ho. Dammi il pulcinello. Lascialo, Annino! Lascialo stare! Lascialo stare. Lascialo stare. Approfitta che c'è stata tua madre. Ma quando esce mamma, stasera ti faccio vedere. Se non mi dai il pulcinello, mi leva la cinta, mi leva. Andiamo a finire in quest'ora, andiamo a finire. La linguenda che non sei gasto, guarda, ti ha rotto lui. Guarda, è rimasto olio inutilmente, che le mi ha dato pure lui. E come si fa? Non c'è sta niente in casa, non c'è più niente, guarda qua, guarda, fanno tutto cosa. Pure la medicina è finita. Mi mazzucavo ogni tanto un po' di medicina, mi faceva bene. Delinquente, sei la rovina di questa casa. Ericuccio? Ma dove vai? Dove vai? Nasconditi, che t'ha chiamato? Quello ti manda a portare l'imbasciata, nasconditi, ho detto, hai capito? Vai via, delinquente, avanti, nasconditi. Ericuccio! Ma dove trovo questo benedetto ragazzo? Ma chissà dove si sarà cacciato. Ericuccio! Buongiorno, don Giovanni. Buongiorno, la mamma, che c'è? E donna Cristina non c'è? Ah, donna Cristina, eh? No, donna Cristina c'è. Sì? Ma ve la chiamo, sta dentro. Grazie. Avanti, Cristina! Cristina! Vieni a casa. Ma tu la me che fu, ma lasciami stare. Ma no, signore, ehi, c'è la signora De Biasa, da parlare. Buongiorno. Donna Cristi, scusate, ma io non mi ricordo niente più. Ma di che cosa? Il gatto di patate. Lo voglio fare a mio marito. Che ci vogliono? Capperi e olive? Ma no, ma quali capre olive? Ci vogliono le patate, il burro, la mozzarella. Pure la cipolla? No, ma quale cipolla? Aspettate, adesso vi do la ricetta. Grazie, grazie. Ericuccio! Ma tu qua stavi? Guarda, senti, corri, lo trovi al bar De Rosa, sì. E digli che fra mezz'ora può venire. Massimo 40 minuti, corri, ma presto. Quando ti voglio bene, le parole. Ma che parole? Mamma, quando ti voglio bene. Ma dove, allora? Che ne so, la signora ha mandato. Scusate, donna Cristina, è andata a prendermi un fascio per il mal di testa. Ah, tenete mal di testa? Sì. Assai. E Don Vincenzo è partito? Sì, assai. Ma no, Don Vincenzo, vostro marito, è partito? Sì, è andato a Salerno per un affare, torna domani. Ma sapete come mi sentirò solo senza Vincenzino mio? Si sente solo. Ma mi sentite solo, donna mamma? Sì. Sola mi sentirò. Venite qua, vi facciamo compagnia a noi, facciamo. No. Perché no, scusate, perché? No, perché quando Vincenzino mio non ci sta, io mi curo presto la sera. Sì. E specialmente stasera che tengo questo mal di testa. Anzi, permettete, mi vado a mettere sopra a letto. Andiamo a preparare, che non arrivo, giovanotto. Una maglia? Sì. Ma la ricetta la volete? Grazie, molto gentile. Aspettate, donna ma il caffè per il mal di testa, non l'aspettate più. Me lo mandate sopra per Ericuccio. Vi dispiace? No. Io me lo piglio a letto. Pigliatevelo a letto, quello vi fa bene a voi a letto. Sì, a me a letto mi fa bene.
Lo sappiamo, lo sappiamo. Grazie, donna Cristina. Siete stata veramente molto gentile a darmi la ricetta. Adesso sapete che faccio? Vado a fare una bella pastiera. Ma quale pastiera? Il gatto di patate. Ma guardate, guardate, guardate quanto è buciardo e ipocrita il gatto di patate. Che lo fa la pastiera con la ricetta del gatto di patate. Che la gatto di patate? Ma che gatto di patate, che è una zoccolona. Che è una zoccolona, a me non mi interessa se c'ha un amante, due amanti, 100 amanti, sono fatti suoi. Ma non devo compromettere la mia famiglia. Ma perché? Ma come perché? Ha mandato Enricuccio a portare l'imbasciata al suo giovanotto. Ma quando mai? Madonna, mi sento, ma come quando mai? Ma non ti accorgi di niente. Gli ha dato pure i soldi, non hai visto che l'ha dato i soldi? Avanti, stiamo a compromettere con Don Vincenzo. Quello Don Vincenzo è terribile. Oh, madonna santa, gira armato, lo sai, ma è geloso come un hotel. 12 anni fa ha ucciso un uomo. Veramente? Veramente, non l'hai visto? Porta ancora in lutto, la fascia in lutto sopra il braccio, non l'hai visto? Ah, perché sti porto in lutto? Aspetta, da 12 anni porta in lutto. Mamma ha ucciso un uomo. Perché quanto ti ha dato la signora? 10 lire ti ha dato la signora? Sì, 10 lire. Oh, ma allora, la cosa si fa seria. E quanto ti ha dato per sapere quanto darà la signora? Oh, gli ha dato 100 lire. Chiamami papà, figlio mio bello. Ho avuto 100 lire, meno male. Un padrone di casa, ma comanda lui, viene a casa. Mamma va a fare la spesa, dai soldi a mamma. E da, da. Ho dovuto un bacetto. Ma io non ce l'ho più i soldi. Come, non ce l'hai più i soldi? E che ne hai fatto? Me l'ho speso. Ah, hai speso 100 lire? Sì. Guardate che delinquente, la prossima volta la portiere l'imbasciata alla signora Mara. Giovanni! Ha speso 100 lire, ha speso. Ma che hai comprato? Papà, che hai comprato? Aspetta, guardate, un momento. Guardate che 100 lire ha speso. Ecco fatto. Hai comprato un orinale? Comprato il rinale. E perché hai comprato un orinale? Perché? Ho comprato il rinale perché la notte quando esco fuori pare che mi sento freddo. Ma tu sei un delinquente, ma come con questa fame che abbiamo in casa, quello compra un orinale. Non ha pensato a comprare qualcosa da mangiare. Poi dice che sono io su. Ma non capisce che prima si mangia e poi serve l'orinale, gratino. Osaggio, ma io ho comprato il mangiare. Ho comprato il mangiare. Sì, ha comprato. Ma che ne so, come posso capire che ha cacciato l'orinale? L'hai comprato? Che è? Un provolone? Oh, saranno prosciuttini. Ah, quello che è? Che è tatalo, va, prepariamo. Sì, sì. Avanti, che è scamorza? A vedere, che è bello? Hai presto, che vengono una fame. Ah, un bollo, ah bravo, un bollo. Ah, questo non è un bollo. Ma che robetto, che robetto, che sono robetto? Queste sono sorbe. Sono sorbe. Ma come tu hai comprato le sorbe a cento, hai comprato? Qua mi serve che non c'è mangiato. Ma tu io sto usando che chiama la cosa un bollo, un linguente assassino che non sei altro. Questi parole. Tu lo difendi sempre, se capisci. No. Io non lo difendo. Ora noi l'ha fatto, non lo fa più. Non lo fa più, è sempre che si dice mia moglie, oramai l'ha fatto, non lo fa più. Guarda, uno di questi giorni ti ucciderà, tu dirai, oramai l'ha fatto, non lo fa più. Ma come c'è da fare con te, la linguetta? Ma come ti è venuto in mente? Ma perché hai comprato le sorbe? Avanti, rispondi a me, perché le sorbe? Perché le sorbe sono buonissime e fanno benissimo. Le sorbe fanno schifo e non servono a niente, gratino. Sono buone, è un frutto inutile, si allappano molto. Le sorbe fanno andare di corpo. Ecco, dobbiamo andare di corpo noi, che dici? Non ci abbiamo neanche più il corpo oramai. Siamo delle larve umane, siamo. A carte sorba c'è questo delinquente, ma come ha già fatto questo maglio? Non lo chiudere allo spezzo tu, non dare, non lo chiudere. Delinquente, guardate il soldo, ma come ti viene in mente? Ma avanti, perché l'hai comprata Cerbe? Rispondi a me, perché la Cerbe? Perché Renato, il fruttaiolo, ha detto non ti preoccupare che sta, intanto guarda lo salma tu. Sì, Renato il fruttaiolo l'ha fatta fessa, gratino, un quarto d'ora. Là ci vogliono 7-8 mesi per sammaturare le sorbe, un quarto d'ora. Guardate che delinquente, già faccio giù, ma come già fa questo voglio? Ditemi voi come devo fare. Guardate che delinquente, guardate. Ma che stai facendo, scemo, che stai facendo? Tutto bello che sei matura, no? Mannaggia, chi ti... ma io ti chiamo una cosa di bomba, che non sei altro. No. Ma signore? Chi è? Sono l'avvocato Martino. Eh.
Anzillo. Ma mi ha mandato l'impiegato. No, no, è venuto lui personalmente. Ma stai dicendo? Mi sta cosa? Hai sbagliato, ma ora io l'avvocato a casa mia, figurati. Troppo! Non è... Avvocato, buongiorno. Buongiorno, carissimo. No, siete proprio voi, avvocato. Non mi aspettavate, vero? No, no, veramente no. Mia moglie ha detto l'avvocato, ha detto non può essere l'avvocato. E invece? E invece siete proprio voi. Che onore, avvocato. Come mai siete venuti voi, avvocato? Beh, don Giovanni, sono venuto di persona a portarvi altre carte da copiare. Grazie assai, guarda, mi siete piegato troppo fastidio, avvocato. No, nessun fastidio. Mi sono trovato a passare da queste parti. Permettete, le do a mia moglie. Cristina! Vieni acca, Cristi! Che succede? Ehi, l'avvocato, ehi, ha portato carte da copiare. Meno male, meno male! No, mettile sul comodino, va? Bravo! E io stanotte le copio, avvocato. E domani mattina a prim'ora ve le consegno. Bene, bene. E sono venuto anche a pagarvi il lavoro già espletato. Siete molto gentile, avvocato, vi ringrazio. Voi dovete avere 150 lire, vero? Sì, il lavoro del mese passato era 150 lire. Io invece ve ne darò... No, per carità, un fatto complimento, avvocato, anche un anticipo per me va bene. 200. Oh, 200? E come mai mi date di più, avvocato? Come mai? Non si sbagliava. No, no, Giovanni, il lavoro è stato eseguito con coscienza e scrupolosità. Vi ringrazio assai, assai, avvocato. Siete contento? Contento, contento, sono contentissimo, no contento. Sì, però... Dite? Non ci va. Che c'è? Eliminate la signora. La devo uccidere. Uccidere? Non ho capito, come avete detto, avvocato, non ho capito. No, dico, eliminatelo con una scusa, un pretesto. Devo parlare di un affare importante. Allora allontanatelo, ma no, che spavento, ma ti fatto pigliare. Avvocato, mi credevo che dovevo uccidere mia moglie. Oh. Per 200 lire non valeva manco la pena. Allora sta, Cristina, vieni qua, Cristina, dammi un bacio. Che? Tu sei viva per miracolo, Cristina. Perché? È poi una cosa dell'avvocato che poi ti spiega. Ma la 10 ore. Domino quanto mi ha dato? 200 lire. Allora vado a far spesa. A far spesa, compri maccherone. È il provolone che ti piace. Bravo, compri maccherone e provolone. Ce li mangiamo stasera, maccherone e provolone. Tu ti mangi la sorba acerba, tu, e fai indovinare, ti fai, il buco. Avvocato, ho eliminato mia moglie senza spargimento di sangue, puoi dire. Bravo, bravo. Avete detto, avvocato, mi dovete dire una cosa importante a me, avete detto? Sì, 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 ma ditemi una cosa, don Giovanni. Voi, in questa casa, state bene. In questa casa? Avvocato, amore di... E come possiamo stare bene in questa casa? Non la vedete la mia casa? Questa è fredda e umida questa casa, per carità. Guardate, abbiamo levato anche la finestra, vedete, non c'è più niente là. E perché? È perché non serviva a casa mia. È talmente il freddo che fa dentro che i vetri si appannavano da fuori. Fa più freddo dentro che fuori. Quando ci vogliamo scaldare, andiamo qua sotto come in processione e pigliamo un po' di sole. Quanti ambienti? Ma non ambienti, avvocato, ma quale ambiente? Qua non c'è niente. Là c'è un buchetto dove dormiva mia moglie e nient'altro più. Qua? Là. Avvocato, questa era una fabbrica di ghiaccio. È rimasto solo il freddo della fabbrica di ghiaccio. Parlo di casa, non riuscivo a affittarla perché non la voleva nessuno. Io ero disperato, non sapevo dove andare e me l'ho affittata io. Quando pagate? Quando pagate? Se ve lo dico, non ci credete, avvocato. Pago 1.500 lire al mese. E adesso devo dare 6 mesi arretrati a parole di casa, non parlavo, meno male che voi mi date il lavoro e io vi ringrazio sempre. 1.500 lire? 1.500 lire. Oh, e ditemi una cosa. Sì, ma che scusate tanto, vi siete spaventati. Ma chi? Fate pazienza, questo è un ragazzo malato che ci siamo cresciuti noi. Malato? Sì, è infantilito, è rimasto col cervello di un bambino di 5 anni, ragazzi. È ritardato? No, è scemo proprio, poca. È anche maleducato. Come ti permette di fare apernacchi all'avvocato? Chiedi scusa, avanti. Chiedi subito scusa, poi tu dici scusa signor avvocato, avanti. Vieni pazienza, io non capisci, che volete fare? E lasciate stare. Chiedi perdono, io lo devo mortificare. Avvocato, vi ringrazio che siete venuti a casa mia, vorrei offrirvi qualche cosa, avvocato. Niente, niente. Ah, se volete niente ce ne abbiamo parecchi, avvocato. Scegliete pure. Giova. Io vado a fare la spesa. Va, io rimango con l'avvocato che mi deve parlare. Una cosa importante, mi dovete dire. Accomodate, va, accomodate. Giova!
posso andare a fare la spesa. E come, non puoi andare? Devo parlare con l'avvocato, i soldi te l'ho dato. Sì. Ma fammi, accomodate, l'avvocato. Giova! Ma che buco. Ah, ma scusate un momento, avvocato. Prego. Una cosa a mia moglie. Vada con comodo. Vado subito. Hai ragione, parlando, sono distratto, sta facendo un sacco di domande. Quando pagate al mese, come vi trovate in questa casa? Io sapevo che buono. Tutto vado a un lavoro, speriamo, speriamo, va. Vabbè, siamo, raccomando, scordiamo anche lui, eh. Ma... adesso, avvocato. Non possiamo uscire mai insieme, mia moglie, avvocato. Siamo come due funicolari, uno viene e l'altro va. Che volete fare? E io vi devo dire una cosa importante, eh? Accomodate, avvocato. Pure voi. Grazie a sé. Eccoci qua. Dite, avvocato, dite. Oh, Don Giovanni, in breve. Lo volete un figlio? Un figlio? Avvocato, stavo dicendo di sì perché abbiamo bisogno di tutto, ma un figlio. E come facciamo? Non possiamo campare noi tre, se volete quello ve lo regalo. Chi è? Quello? Quello là. Ma no. Ma questo figlio che voglio darvi io non resterà in casa vostra. No. Lui vuole solamente poter dire, Giovanni Ruppolo è mio padre, e poi non pretenderà più niente. Non lo vedrete più. No, non ho capito, avvocato, scusate, ma mi gira la testa. Non ho capito bene, ma di che si tratta? E adesso vi spiego. Si tratta di un giovanotto che io conosco, il quale vorrebbe sposare una signorina ricchissima. È la figlia del barone Branco. Del barone? Branco. Ah, Branco. Branco di Torre Padula. Certamente l'avrete sentito nominare. No, veramente no, avvocato, non l'ho sentito. Non conoscete il barone Branco? No, non lo conosco, avvocato. Meraviglio. È un nome notissimo dell'aristocrazia napoletana. Lo so, ma noi frequentiamo altri ambienti, avete capito? No. Conosco altra gente, non so, Peppo Fetente, Cicillo Ricchiuro, con Giacinto Cicata, insomma ce la facciamo fra di noi. Già, non conosco questo Branco, mi spiace. Poco male. Barone. Vabbè, dunque, invece, come vi stavo dicendo, seguitemi. Il giovanotto vorrebbe sposare questa nobildonna, ma per la differenza di grado sociale lascia l'inciampo per il matrimonio. Perché dovete sapere che questo giovanotto che io conosco, bello, eh? Hai tante, un vero principe azzurro. Un bel giovanotto. Purtroppo non ha padre. Ah, è morto? No, la madre è morta, il padre non l'ha mai conosciuto. No, ho capito lui. È figlio di NN. Povero giovane, figlio di NN, è solo al mondo, diciamo. Benissimo, bravo. E allora a questo punto che cosa succede? Il barone giustamente si oppone al matrimonio. Certo, capirete, tutta l'aristocrazia napoletana, il Carafa, il Caracciolo, il Sirignano, non lo farebbero più sedere nei loro salotti. Ah già, perché è orfano di NN, diciamo. E questo è il motivo per cui si oppone al matrimonio. Scusate, ma io che c'è? Aspettate un momento, perché non sapete che nel frattempo la povera Teodolinda piange e si dispera. Scusate, ma io non la conosco Teodolinda, chi è? Non me l'avete detto, chi è Teodolinda? Come, non ve l'ho detto? No, non l'avete detto a me. Vabbè, è la figlia del barone Branco. Ah, l'innamorata di NN. In confidenza, non è una gran bellezza, ma porta 100 milioni di dote. Voi sapete che significa 100 milioni di dote? No, non me ne intendo proprio, avvocato. Io mi faccio i fatti miei. Sono 100 milioni, sono. 100 milioni. Scusate, ma perché... Come vi dicevo, un momento, abbiamo lasciato Teodolinda in lacrime. Perché piange, si soffre, si dispera e non si rassegna, perché pazzamente innamorata, l'affascinante principe azzurro. Principe. Oh, madonna mia... scusate tanto, ma adesso ho capito. Oh, bravo. No, dicevo, perché mi racconto questa storia a me? Invece adesso ho capito bene. Bravissimo. Ah, bella, questo è un romanzo che state scrivendo voi. Io lo devo copiare. Un romanzo. Come è intitolato, Bella la bestia. Ma questa da cucciare. Principe e la principe, così. Ma come avete detto, vi devo dire una cosa importante prima. Sarebbe questo romanzo che io devo copiare. Ma non è un romanzo. È un lavoro per me questo romanzo. Non è un romanzo, Giovanni, svegliate. Non è un romanzo. No, è importante per voi. Non ho capito, questo non è romanzo. No, è realtà. È perché è importante per me, avvocato, non ho capito. Già, perché è importante per voi? Non lo so. Perché sapete il giovanotto che cosa ha fatto? Ah, ha mandato a chiamare me, che sono il suo avvocato, e mi ha incaricato di trovare qualcuno che possa legittimarlo e onde poter impalmare la ricca nobildonna. Allora io che cosa ho fatto? Io ho pensato e ho concluso che questo qualcuno... Potreste essere voi.
Io? Avvocato, scusate, non ho, io che dovrei fare? Non ho capito. Voi date il nome al giovanotto e lui in cambio vi darà 100.000 lire. 100.000 lire? Avvocato, io per 100.000 lire farei qualunque cosa. Ma voi pensate che possa fare il padre del principe azzurro? Ma certo che potete farlo. Queste condizioni, avvocato. Voi siete la persona adatta, vado, avete anche un bel aspetto. Vado bene, benissimo. E lui mi dà 100.000 lire, mi dà. Ma non già va, ve le darò io stesso. A me? 30.000 lire subito. E 70.000 e dopo il riconoscimento. Ma non lo so. Che ne dite? Che devo dire, avvocato? Ma mamma, vado da capo, ma... Avvocato, sto sudando. È la prima volta che uno suda in questa casa fredda. No, no. Non era mai capitato. Ma non 100.000 lire. 100.000 lire. Ho capito. Che? Forse c'è qualche imbroglio sotto, avvocato. Ma no. Qualche cosa di illecito, diciamo. No, nessun illecito. No, basta sapere, io affronto. Ma no, tutto pulito. È tutto regolare. Tutto tranquillo. Non è che c'è qualche cosa di... Voi vi fidate di me? E come, non mi fido di voi? E allora? E allora accetto, avvocato. Oh, e questo volevo sentire. Vi bacio la mano. Addirittura. Ma siete il mio benefattore. Ma io penso sempre a voi. Ma non mi ringrazio assai. Va bene. Allora ci vediamo dopo domani. Dopo domani. Arrivederci. Aspetta, dove andate, avvocato? Fate di fretta, da Giovanni. Scusate, vi avete dimenticato. Ecco. E voi prima avete detto che mi davate 30.000 lire a me, avete detto. Io l'ho detto? Madonna, a me mi pare proprio che l'avete detto, avvocato. Sì, l'ha detto. Ah, avete visto? Anche lo scemo l'ha sentito, avvocato. Enrico, come ha detto l'avvocato? Come ha detto? 30.000 lire sopra e 70.000 dopo il riconoscimento. Esattamente così avete detto, avvocato. Mi ricorda tutto il giovanotto. Sì, io perciò l'ho messo là sopra, che lui controlla, diciamo. Vabbè, provvediamo. Eravate dimenticato, avvocato. Ma non sapete com'è, mi è sfuggito. Troppe cose da pensare. Per l'appunto. Lui non pensa a niente e si ricorda tutte cose. È vero. Come l'avevate detto, io mi sono permesso. E io subito provvedo. Dovete scusare se ho voluto... Una e questo chi è? Ma chi è questo qua? 10.000 lire. Piacere, Giovanni, molto piacere, ma nonno, quanto è bello. Questa è la 10.000 lire, avvocato. La conoscevi di nome, l'hai mai vista in persona. Ma dove stava che non ti trovava mai? Dove stava? Quanto è bella, avvocato. Ma Giovanni, non è finita. E due questa è bella, e tre fanno 30.000 che ho detto. E queste sono mie, avvocato, adesso. Sono vostre? Le posso tenere, diciamo. Esattamente. Devo firmare una carta, una ricevuta, naturalmente. Giovanni, voi dovete avere altre 70.000 lire? Sì, altre 70.000, sì. Quello è l'impegno. Voi dite è difficile che io ci ripenso. Impossibile. Non capito. E quando dobbiamo andare al genio civile? Quando si deve andare? Ma che genio civile? Dove dobbiamo andare? Ah, già, ma voi dovete riconoscere un figlio. Ah, un figlio. Bisogna andare dal notaio. Ma dal notaio, vedi? Dopo domani mattina. Venite a casa mia, via Luca Giordano 64. Lo so, come? La troverete pure il giovanotto che dovete riconoscere. Beh. E tutte e tre insieme. E dove andiamo? Andiamo dal notaio. E firmiamo il contratto. Firmiamo il contratto. E mi date 70.000 lire. 70.000 lire. Dopo domani mattina. Dopo domani mattina. Alle 5:30 sto a casa vostra, avvocato, dopo domani mattina. Alle 5:30? No, 5:40. Ma che state dicendo? 5:45. Ma 5:46. Quando spunto all'anno. Ma non signore. Avvocato. Che c'è? Io dormo sotto a fortuna, quando scendete c'è la terra. Come volete voi, statevi bene. Mi piace mettere 30.000 lire, ma non 30.000 lire quanto sono belle. E quando va? 30 più 70, non capisco che c'è niente. Guarda, c'è un risorto, c'è un... Maronna, quanto sono belle i soldi. Guarda, chi è? Giovanni, sono io. Madonna, che spavento. Mi credevi che i ladri avevano già saputo la situazione. Che vuoi, Concetta, che vuoi? Vostra moglie sta fuori al palazzo. Si è dimenticata la bottiglia dell'olio e ha detto portatecela. Che deve fare con la bottiglia dell'olio, mia moglie? Da comprare un misurino d'olio. Il misurino d'olio? Ma fatelo, Giovanni. Scendo io, caro. Vado a comprare una damigiana d'olio, vado a comprare. E voglio comprare anche una damigiana di vino bianco. Una damigiana di vino rosso e una damigiana di vino blu. Ma già ubriacato, c'è. Vado a fare una grande spesa. Voglio comprare 100 kg di patate, 100 kg di peperone, 100 kg di melanzane, 100 kg di cucuzzola, 100 kg di pomarone. Ma che fa spesa, c'è. Ma che fa spesa. Ma che fa spesa. Ma che fa spesa. Ma che fa spesa. Povero Giovanna, fa miseria la ducata del cervello. Uè, Enrico. E Ricuccio? Ma che le è successo a Don Giovanni che stavo con me un pazzo? Se sapessi. Ovvero, che è stato? Vuoi sapere? Sì. Vabbè, vieni, te lo dico. E racconta, Concetta tua. Qui, ma fai presto perché devo andare a consegnare la posta. È successa una cosa bellissima. Sì.
una cosa di magnificenza. Adesso che te lo dico, tu non ci credi, che dici che sono bugiardo. Te lo dico, però io non lo dirò a nessuno. No. Ecco, è venuto un signore, mamma mia, elegante, con la cervetta qua, il cappello qua, i baffetti qua. E questo signore è entrato, si è seduto e ha detto... E dici, dici, dici! Vado a vedere parlare. E perché dice, 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 sto dicendo. Da capo. Da capo? È venuto un signore, elegante, con la cervetta qua, il cappello qua, i baffetti qua. Questo signore è entrato, si è seduto e ha detto... E dice, dice, dice! È venuto un signore, elegante, con la cervetta qua, il cappello qua, i baffetti sempre qua. Questo signore è entrato, si è seduto e ha detto... E dice, dice, dice! Vieni a me, ecco, è venuto sempre quel signore, no, che la cervetta con lei va a vedere qua, si è seduto a quella sedia là, papà si è seduto all'altra sedia e lui si è messo là, si è seduto, mi ha detto... E dice? Ha detto... E dice? Ha detto... E dice? Ho detto... E dice? Concetta? Sì? Vaffanculo, che non ti voglio dire niente. Uè, va bene, non è altro. Ma da papà la cura. Giovanotto? Sì, sì. Giovanotto, scusa, abita qui la famiglia Ruffolo? Sì, abito qua. Ah, oh, meno male, ho fatto le scale avanti e indietro, senza trovare nessuno. Fammi la cortesia, Giovanotto, fammi chiamare subito Don Giovanni Ruffolo. Adesso? Adesso, adesso. Adesso non posso. E perché non puoi? Perché è uscito. No. Sì. No. Sì. No. Tante per Dio. Ma è uscito, ma dove è andato? Dove è andato? Io gli devo dire una cosa importante, un affare che gli farà sempre piacere. Se è piacere. Allora fate una cosa, signore. Che cosa? Aspettatelo qua. Aspetto qua? Ma quando torna? Quando torna? Ah, bravo. Fra un'ora, un'ora e mezza. No. Sì. No. Sì. No. Quando è per la Madonna? Ma io non posso aspettare, tengo un treno che parte fra tre quarti d'ora, come si fa? Accidenti! Signora! Che c'è? Allora fate un'altra cosa. Che cosa? Lasciatemi un'ambasciata a me. Un'ambasciata a te? Sì, sì, guardate che io di mestiere faccio l'ambasciatore. Ma dimmi una cosa, non ho capito, ma tu chi sei? Tu chi sei? Io sono il figlio. Il figlio? Sì, sono Enricuccio. Enricuccio? Ah! Ah! Tu sei Enricuccio! Io sono Enricuccio. Ma allora non sei il figlio! Allora non sei il figlio! Ho capito, ho capito! No, no, signora! Mamma mia e papà mio murettono! Morirono! Morirono? Eh sì! A me mi hanno sempre detto che murettono! Don Giovanni Ruffolo e donna Cristina a me mi crescettono! Ti crebbero! Crebbero? Crebbero! Io sono un vecchio amico della famiglia Ruffolo. Bravo! Erano ben sette figli. Bravo! Ora devi sapere che Don Federico, il maggiore... Il maggiore, attenti a riposo. Andò in America e lì diventò milionario. Bravo! Adesso Don Federico è morto. Adesso? Adesso, adesso. È morto. È morto, è morto. Bravo! Ed ha lasciato tutto al fratello, a Don Giovanni Ruffolo. Uè. Oh! Oh! 50 milioni! 50 milioni! Contanti! Sono tanti! Vedi, questo è il testamento che ha scritto di suo pugno Don Federico Ruffolo e che mi è stato recapitato tramite consolato. Uè. Oh! No. È una bella notizia che vi porto, o no? Che notizia? Come che notizia? L'eredità, i soldi a papà! Ah! Ma che gli importa papà dei soldi?
Come che gli porta papà? Papà ce l'ha i soldi, ha fatto un grande affare. Ah, ha fatto un grande affare, papà? Sì, sì. Brava, signor Ruppolo. E che affare, che affare? Racconta, dimmi. Ha fatto un affare? Sì. Che lo fa guadagnare 100.000 lire. Ah, e perché lo fa guadagnare 100.000 lire? Uffa. Perché dopo domani mattina, sì? Papà insieme all'avvocato, sì, vanno dal notaio, sì, e va a riconoscere un figlio. Un figlio? Un figlio. No. Sì. No. Sì. No. Questo non può credere mai a me. No, non deve andare a riconoscere un figlio, perché se va a riconoscere un figlio perde tutta l'eredità. Senti una cosa, Giovanotto, vieni qua, Enricuccio, vieni, vieni. Che vieni un attimo, scendi, mi devi dire una cosa. Che devo dire? Però ti devi ricordare bene. Ti devi ricordare bene? Tu mi devi dire, chi è questo giovanotto che papà deve andare a riconoscere? Lo sai chi è? Io lo so chi è, lo vuoi sapere pure tu? Sì, lo voglio sapere. Allora te lo dico. Ma facciamo presto, perché io devo partire. È una cosa bellissima. Allora? Però... non lo dico a nessuno. Non lo dico a nessuno, basta che me lo dici tu a me. Allora, aspetta. Sì. Ecco, c'è un giovanotto. Un giovanotto. Giovanotto. Si vuole sposare una signorina ricchissima. Ecco, Ricchissima. Però. Però? Il padre Branco non vuole. Il padre Branco? Il padre Branco ne vuole. Perché non vuole? Perché? Ma chi ha saputo che questo giovanotto è figlio di Nenenna? Figlio di Nenenna? Di Nenenna. Spiegati bene, figlio mio. Spiegati bene, figlio mio. Allora? È figlio di Nenenna. Allora è venuto un signore elegante, con la cervella qua, anche per la qua, papetta qua. Ha detto, non vi preoccupate, perché tanto il signor Giovanni Ruppolo, dopo domani mattina, va dal notaro e va lui a riconoscere questo giovanotto. No. Sì. E non deve andare assolutamente dal notaio. Ci va con l'avvocato. L'avvocato? Alle 5:30 escano. Ma che 5:30? 70.000 lire. Ma assolutamente non devi andare dal notaio. Ma perché? Perché il testamento dice che se Don Giovanni Ruppolo ha un figlio legittimo, tutta l'eredità passa a lui, al primogenito. Quindi Don Giovanni perde tutta l'eredità. E il giovanotto, senza sapere niente, si pappa tutto lui. Hai capito? Senti una cosa. Madonna mia. Ma che vuoi da me? Vuoi giocare da me? Ma che giocare? Che giocare? Ma devo partire urgentemente. Devi soffiare un po'. Ma che soffiare? Non posso perdere tempo a soffiare e a giocare. Io c'ho un'apertura di testamenti. Io devo andare a Roma, devo andare. Signoro. Che c'è? Senta, quando torno da Roma, giochiamo. Sì, quando torno, giochiamo. Grazie. Aspetta un momento, vieni qua, Enricuccio. Vieni qua. Vieni qua. Questa è la mia carta da visita. Bravo. Notaio Bagliulo. Vai. Quando torna Don Giovanni gliela dai e gli racconti tutto. Racconti tutto. Gli devi dire che il fratello maggiore Federico. Il maggiore Federico? È morto. È morto. In America. In America. C'ha un'eredità. L'eredità. I soldi. Soldi. 50 milioni. 50 milioni. Ma soprattutto digli che non facesse la sciocchezza di riconoscere nessuno. Nessuno. Non deve legittimare il giovanotto. Perché se no Don Giovanni perde tutta l'eredità. L'eredità. E il giovanotto, senza sapere niente, si pappa tutto lui. Si pappa tutto lui. Bravo. Allora io parto. Parti. Vado a Roma. Vai a Roma. Torno dopo domani. Dopo domani. Ciao. Ciao. Hai capito bene? Benissimo. Come gli dici? Ciao. No. No. Non deve legittimare il giovanotto. Non deve legittimare il giovanotto. Non deve legittimare il giovanotto. Ricordati, perché se no Don Giovanni perde tutta l'eredità. Non deve legittimare il giovanotto. Il giovanotto. Signoro, ricorditi, Non deve legittimare il giovanotto. Chissà se ha capito. Quando torno giochiamo. Va bene, quando torno giochiamo. Enricuccio, chi è? Enricuccio, ma chi è quel signore? Non vi preoccupate, Don Pietro. Andate, andate che la signora Amalia vi aspetta. Mia grazia, vi aspetta a braccia aperte, con le zizze da fuori. Andate, mi raccomando, Don Pietro. Mi raccomando, fatevi onore. Bussata, bussata, la signora va aspetta. Ah, ci avete la chiave, bravo, bravo. Hai capito sto bello guaglione? Si sarà fatto un gran bel zambaglione. Prima di andare dalla quella bella signorona, la moglie del collettore. Conti, facciamo i conti dopo.
Mamma! Mo piange! È tutta colpa tua se siamo arrivati a questo! Hai visto che fatto? Chi l'aveva fatto finta i bambini? Hai visto che combinato? Non piano! Bravo, ci aveva mangiato! Uè, non ti preoccupare, non stai così, venga a pigliare la cartella! Jackie! Giacchino! Signora Lucia, ma cosa c'è? Voglio essere giusto, anche da voi manca la luce! Ebbene sì, manca in tutto il palazzo! No, Vincenzo! Vincenzo, perché? Renata! Madonna! Aiuto! Ma già sparato molto in fronte! Sei nascosto nella casa del ruffiano tuo, carognoli, esce fuori, perché che? Asez, è colpa tua, mia moglie è una bella femmina, tu sei stato, tu, ti buttate le tre masciate, carogna, arrossai, carognoli, e tu chi sei? Sono la sorella della portiera. Troppo di spare pure a te, hai già visto? Vieni qui, non ti mettere paura, tra 10 minuti arriva la corretta. Vieni, fate il cortocircuito, subito arriva, non vi preoccupate. Ma che è stato? Ma che è successo? Non sappiamo neanche tutto, è stato. Enrico! Enricuccio! Ma che è successo? Omar! Dice! Facciamo una bella siringa del Ricuccio. Fermo! Faccia la siringa, Roma! Fermo! No, ma non fa così! Andatelo bene! L'avete visto, Don Giovanni, ce l'abbiamo fatta! Madonna, che fa di brutto! È stata una fatica! Fanno d'un calcio a me, Madonna! Ho visto! Ma vedrete che con questa iniezione si calmerà, eh? Ma stava agitato, eh? Agitatissimo. Speriamo bene. Ma ditemi una cosa, Don Giovanni. Prego. Gli era capitato già altre volte di perdere l'uso della parola? No, mai, no. Ieri sera è stata la prima volta. Dopo lo spavento? Dopo lo spavento che si è preso, è svenuto e non ha parlato più. Ho capito. Di che si tratta? È grave, dottore? Si tratta di un trauma di origine nervosa. Il ragazzo è infantilito. Questo lo so. E trattandosi di un soggetto epilettoide, è ritornato allo stato in cui si trovava quando non aveva ancora appreso l'uso della parola. E che si deve fare, dottore? Bisognerà rieducarlo. Come? In che modo? Cominciando dai primi elementi. Non ho capito, dottore. Dovete dargli l'imbeccata delle parole più facili. Non so, mamma, papà. Come fosse un neonato. Proprio. E cominciamo da capo, nata vuoto, dottore. Ve l'ha imparato a parlare da poco. Lo so. Saranno 2 o 3 mesi che parla. La malattia. Ci abbiamo messo 30 anni per far imparare a parlare, guardando un po'. Quindi è una cosa lunga, allora. Sì, lunghetta. Lunghetto, A meno che non si verifichi il caso che un altro forte spavento gli faccia riacquistare di colpo la parola così come l'ha perduta. Ah, può accadere, dottore? Può essere. Un altro spavento riacquista la parola. Come no? E lo spaventerò io stesso, un po' preoccupato. Lui fa la pernacchia a me e io spavento lui. Se no, 2 o 3 ore al giorno le dovete perdere. Per fare che cosa, dottore? Per aiutarlo a parlare. Gli esercizi. 2 o 3 ore al giorno? Sì, don Giovanni. Guardate, io non bene mai solo. Non si perdere tempo con questo scemo. Vabbè, don Giovanni. Venite qua. Dite. Adesso vi prescrivo un calmante. Grazie, siete molto gentili, sono nervoso e ne ho proprio bisogno. Ma no, non è per voi, no. È per il giovanotto. Avevo capito per me. No, gli comprate un bel flacone di Proton. Senz'altro, dottore. Gliene date 3 cucchiai al giorno. Va bene, dottore. Dopo i pasti. Dopo i pasti? Sì.
E quando glielo diamo questo prodotto? E come sarebbe? Non possiamo proprio dove passi. Abbiate pazienza, 3 cucchiai al giorno non è possibile, dottore. Ma perché? Non avete il cucchiaio? No, non abbiamo i pasti. Siamo, voi lo sapete. Ma questo è un medicinale che va preso solamente dopo i pasti. Per forza dopo i pasti. Sì. Vabbè, ci arrangeremo. Anche qualche sorbo va bene. Ma no, don Giovanni. Mangia le sorbo. Ma no. Vabbè, ho capito, vabbè, ci arrangeremo. Per quanto tempo questo prodotto? Per 3 mesi. Non è che parlo troppo poi ragazze, no? Ma che dite, don Giovanni? Vabbè, dottore. Io passo più tardi, vengo a fare una visita. Molto gentile. Buona giornata. Anche a voi, buona giornata. Cristina? Cristina? Sto qua. Giova, sto qua. Vieni qua, vieni. Devi andare in farmacia. Hai detto il dottore di comprare una bottiglia di Proton per il ragazzo. E come ci vado in farmacia? Io non do neanche un soldo. Oh, ma hai finito i soldi che ti ho dato ieri, hai finito tutti qua. Ho pagato i debiti. Oh, ma non ne mando volo a suo vizio, sa? Quando io faccio un piccolo affare, tu non devi pagare i debiti. Se no l'affare lo fanno gli altri, lo fanno. Vendiamo qualche cosa. Qualche cosa, io sono rimasto pure di poca roba qua. Avanti, fammi. Ma va a vestire. Sì, e torna presto però, che poi devo uscire io, devo andare dall'avvocato, devo andare. Ma fa sull'avvocato? Vado a fare, devo portare certi documenti. E domani mattina, anzi svegliami presto, alle 7:30. C'è appuntamento col notaio alle 8 domani mattina. Devo andare dal notaio. Domani mattina. Il dottore, no, non viene più il dottore. La sirena da faccio. Dovevi mangiare la medicina. 3 cucchiai, no? Dopo mangiata, la medicina. Ma che buono! Capisci niente? Vuoi parlare con me? Ma non puoi parlare. No, è che il dottore che forse al prossimo spavento ti tornerà la parola. Oh, io ti spaventerò ogni tanto, hai capito? Non ti spaventare se ti spavento, lo faccio per il tuo bene, hai capito? Ma vuoi comunicare una cosa a me? Come si fa? È importante? Figuriamo. Vabbè, fai le mosse, avanti, fai i gesti, vediamo se capisco. Piano piano, non ti agitare, che vuoi dire a papà? Su, che è questo? Il mare, oi, il mare. E che fa il mare? Non ho capito. Non ho capito. A me! Non ho capito. A me! A merda, a mare, a merda, a mare. A me da male, lontano a me, lontano, molto lontano, ma pure vicino. Chi ne è merda, Omaro? Ma che dici? Fede, la merda, fede, ma che buono, si muore dalla puzza. Ma non è esordato, ma la guerra è morta. Vieni qua, siediti qua, facciamo esercizio, avanti. E non ti agitare, che già sei brutto. Poi per le smorfie diventi più brutto ancora, diventi. È brutto. Quella bella ricucciolina. Una bella ricuccia, se capisci. Ogni scarrafone è bella mamma sua. Avanti. Devi imparare a parlare, capite? Che non posso spendere i soldi per il dottore e per le medicine. Sei come un neonato, hai detto dottore, neonato. Schifezze neonato, guarda. Avanti, cerca di parlare. E le parole dei bambini devi dire, papà, dice papà, fai sentire. Niente, non esce niente, guardate le capitate. Mamma, dice mamma, o babà. Ma niente, cacca, fai la cacca, fai la... No, la cacca là, la cacca qua in bocca, la cacca. Devi parlare con la cacca, nonna santa. Devi parlare che non mi fa arrabbiare. Avanti. Enrico, ti do un soldo ogni parola che dici, su. Papà. Guardate potenza del denaro, come dici i soldi a parlare. Avanti, papà, ecco il soldo, su. Mamma. Non parlare troppo, sennò finiamo all'elemosina qua, avanti. Ecco per mamma, su. Ah sì. Guardate che impegno sono riuscito a pigliare questo vagliolo. Avanti, La nonna è morta, la nonna non c'è sta più. No, chiamano. Dunque, devi parlare senza soldi, mo, capito? Ah, qualche altra parola, su, da bravo. Dice, pupu. Pupu. Bravo, va pupu. Pipi. No, pipi. Pupu. Ma solo a pupu, dice. Pupu. Che? Pulcinella, quanto dice un faccio. Ce l'hai ancora, mi hai svegliato anche stanotte. Fammelo vedere, guarda, non c'è tua madre, se non me lo dai finisce male. Mamma, piglia il pulcinella. Vai immediatamente a pigliare il pulcinella, ce l'hai là sopra. Piglia il pulcinella, vai sopra, piglia il pulcinella. Che succede qua? No, niente, brigadiere, niente. Stavo sgridando il ragazzo che mi fa arrabbiare. Stai seduto, su, siediti qua, maleducato. Lo stavate sgridando, eh? Per forza. Lo sto sgridando perché mi fa arrabbiare, c'ha un pulcinello col quale mi fa le pernacchie e mi sveglio pure la notte, sto maleducato che non è altro. Vabbè. Uno di questi giorni finiamo in questura, finiamo.
Accomodatevi, brigadier, volete bere qualche cosa, prego? No, grazie. In servizio non bevo mai. In servizio? A casa mia? E che è successo, brigadier? Che è stato? Don Giovanni, io vorrei sapere da voi chi è che ha sparato ieri sera due colpi di rivoltella qua nel palazzo. Hanno sparato nel palazzo? Sì, signore, quando è avvenuta la lite tra De Biase Vincenzo e Russolillo Amalia. Sì, me l'hanno detto, ma io non c'ero, non so niente. Non c'eravate, eh? No, io non c'ero. Forse mia moglie, ecco, mia moglie stava a casa, se lo sa. C'è il brigadiero, vedi, Cristina. Ah, buongiorno, brigadiero. No, Cristi, buongiorno. Accomodatevi. Sì. Buona Cristi, io vorrei sapere da voi chi è che ieri sera ha sparato due colpi di rivoltella. Hanno sparato? Sì, signore, hanno sparato. Ieri sera? Ieri sera. Due colpi di rivoltella? Due colpi di rivoltella. Ma io non ho sentito niente, però. Voi non avete sentito niente, eh? No. Non ho sentito mia moglie, perciò... E tu, Ericuccio? No, che c'è di Ericuccio? Tu me lo sai dire chi ha sparato ieri sera? No, perché lui... Ma fatto figlio, sempre i soldi. Sta maleducato, sta a posto tu. No, lui non c'ha niente, perché lui ha dormito tutta la giornata ieri. Ha dormito, sì, eh? Sì, tutto il giorno ha dormito. Perciò... Insomma, qua nessuno sa chi ha sparato. Qua nessuno, brigadiere, nessuno. Nessuno ha sentito niente? Niente, brigadiere. Nessuno ha visto niente. Niente. E quindi qua non è successo niente. Niente. E allora non mi resta che riferire che nello stabile di via Saverio Baldacchini al numero 54 non è avvenuto alcunché. Alcunché. State va buona. Buona giornata, brigadier, buona giornata. Oh, brigadier, quando volete sapere qualche cosa venite qua che vi informiamo. E cazzo, fai mo' su ste vicende, ma possiamo andare avanti così? Permesso? Allora, ok. Ma già venite. Dona Cristina, ho visto uscire il brigadiere, ma che voleva? Voleva sapere chi ha sparato e perché hanno sparato. Ma noi non abbiamo detto niente, però. No, per carità, vi prego, donna Cristina. Non dite niente, per carità. Quello Vincenzino mio è innocente. Ah, innocente Vincenzino? Sì, è innocente. Ha sparato, è vero. Perché è focoso. È focoso. Sì, è focoso. E perché si era adombrato di certe voci che avevano messo sul mio conto qui nel palazzo. Donna Cristina, parlano male di me. Voi mi dite? È per forza la madre per parlare male di voi. Perché? Perché Don Giovanni? E come perché? Se voi non mandate più Ericuccio a portare lettere ambasciate al vostro giovanotto, vedrete che non parleranno più male di voi. Avete ragione. Lo so. Ma mio marito mi ha perdonato. Meno male. Don Giovanni. E con quel giovanotto è finito tutto. E adesso? Volete cominciare con me, nonna? No, adesso come faccio? Che ne so? Don Giovanni, io ogni tanto mi devo abbandonare. Lo so, nonna, abbiate pazienza. Però se voi vi abbandonate, noi qua passiamo i guai, passiamo. Anna, che c'è? Vi prego, donna, ma non vi abbandonate più. Mi abbandonavo, Don Giovanni. Oramai non mi abbandono più. No, e come mai? Perché mio marito... Amalia! Perché lui non mi abbandona e io non mi posso... Abbandonare. La chiamano la Madonna dell'abbandono, signora Amalia. È andata, donna Amalia? No, se n'è andata. E c'ha niente che ha da lasciare in pace Ericuccio? Il marito non l'abbandona più. Dice che lei non si abbandona. Ma i padri debba abbandonare che vado a lavorare. Ma quando ti accompagno, va. Arrivederci. Ecco poi. Lui. Don Giovanni. Oh, poca idea, giù. Beh. Scusate tanto. È stato ancora qua. No, ho fatto tanto perché è venuto il dottore per i ragazzi. Abbiate pazienza. Ho scherzato. Sono io in anticipo. Voi, e come mai siete in anticipo? Don Giovanni. Dobbiamo andare subito dal notaio. Adesso. Io stavo aspettando. Ma che gente qua? Ma che state facendo? Portalo dentro. Quando c'è gente, nascondilo, non lo fa vedere. Guarda, abbiate pazienza. Quella è mia moglie, te la sposa. Vabbè, lasciamo perdere. Stavo dicendo, da domani il notaio va in ferie. E allora? E l'atto bisogna firmarlo entro oggi. Oggi? E piglia i soldi subito? Subito. Ma non dico niente a mia moglie, le faccio una
sorpresa. Andiamo a Poco. Aspettate. Faccio prima io una sorpresa a voi. A me? Ma che sorpresa, Poco? Signor Barone? No. Sì. Il barone a casa mia. È sorpresa? Un barone mi ha aspettato, ma io mi vergogno. Signor Barone, entrate. Un barone a casa in disordine. Un barone a casa mia, guardate. Guardate dove li fanno da sotto. Per carità, fatelo aspettare un momento. Uè, no, non venire qua fuori, capito? Non fate se voglio. Il barone che onore, barone a casa mia. Entrate, signor barone, entrate. Che emozione. È proprio lui. Sì. Mamma mia. Madonna, quanto è bello! È un'apparizione! Buongiorno, signor Barone, buongiorno! Che onore ricevere nella mia umile casa il signor Barone in persona! Sono proprio onorato! Signor Barone, questo è Don Giovanni Ruoppolo, vostro padre! Vostro padre? Don Giovanni! Il futuro Barone Sandrino Pezzafredda! Vostro figlio! Mio figlio! Piacere, figlio mio bello. Piacere. Piacere, figlio mio bello. Io sono. Ha dirigito traffico. Piacere, figlio mio. Vabbè. Va bene. Piacere, figlio mio bello. Statta zitto! Avvocato. Inacca. Questo sarebbe quel tale. Quello che ti riconosce come figlio. Quello là. Dobbiamo trovare di meglio. Ma come faccio a presentare un padre simile in società? Ma perché, scusa, barone, ma che dici? Non si presenta poi tanto male. Non si presenta male. Aspetta, adesso ci penso io. Aspetta. Non giova. Ma giova, ma che mi combinate? È andato all'improvviso, ma adesso sta buono. Ma no, dico a voi, guardatevi, mettetevi in ordine, sistematevi. C'è il signor barone. Non aspettavo la visita del signor barone. Va bene, non vuol dire. È andato all'improvviso. Che c'è? Su. Va bene così. Abbottonatevi la giacca. La giacca un po'. Sistematevi, su. Grazie. Già va meglio, eh? Grazie. Già va meglio. Vedi, barone, c'ha un bel portamento. Ma già va. Adesso passeggiate. Ah, devo andare al giardinetto, devo andare... Camminate in casa. Ah, capito. Come se fossi via Caracciolo. A una camminata normale, per far vedere a lui come... Bravo. C'è uno che cammina a via Caracciolo. C'è naturale. Oh, che bella giornata, che bella giornata. Pensa poco. Ok. Oh, che bella giornata, che bella giornata. Bravo, bravo. Che bella giornata, che bella giornata. Bravissimo, continuate. Che bella giornata, che bella giornata. Ah, bravo. Allora, Don Giovanni? Sì? Beh, incontrate la contessa. Oh, cara contessa, la vita è una chiavica, che volete fare? Oh, ma che dici? Dobbiamo arrangiare. Signore. Camminate con me, cara contessa, venite sotto a braccio mio. Sciolto. Sì. Venite, cara contessa, una bella camminata facciamo. Sciolto. Sì. Andiamo, signora contessa, camminate. Sciolto! Sì, signora contessa, camminate. Ma già! Più sciolto! Avvocato, più sciolto di così mi squaglia, che già va! Ma come camminate? Una camminata normale! È normale! Una sciolta sciolta regolare! Ma che è regolare questa camminata? Ma quella non deve Giovanni, avvocato! Avvocato! Che c'è? Ma fatelo fermare! Sì. Don Giovanni, fermate! No, ma mi sono avviato, mi faccio fermare io! No, no, signora, Giovanni! Come cammina bene, avvocato. Ma no, non camminate così! E come? Così devo camminare? No, 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 no! Da quest'altra no, parte? No, 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 no! E come devo camminare? Non dovete camminare! Non devo camminare? No. E che devo fare? Niente. Non dovete fare niente. E perché? Perché non va bene. Non va bene. Non va bene. Mi avevi parlato di un tipo distinto. Si presenta bene, c'ha la figura di un professionista, è elegante. È elegante quello là. Perché non è elegante, ma fa un buon piacere. Ok, che devo fare? Faccio una camminata un po'. Faccio un po' frufru. Ma che dite? Avvocato, che devo fare? Niente. Io voglio i soldi, avvocato. Adesso gli parlo io. 70.000 lire. Ma voi non vi muovete. No, ma mi raccomando. Non vi preoccupate. Fatemi dare i soldi. State buono. Va bene. Adesso ci penso io. Sì. Aspettate.
Barò, ma fammi capire una cosa. Non ti va bene quello là? Non mi va bene. Con quello che gli diamo? Potevamo spendere di meno. Meno di 100.000 lire? Meno di 100.000 lire. Ma perché quando gli volevi dare? Ah, buoniamo. Oramai è fatta. No, grazie, grazie, signor Barò. Purtroppo la colpa è stata mia. Perché dite questo? Non è che... Prima di cacciare quelle 30.000 lire, il soggetto me lo dovevo vedere bene io. Vabbè, ma avesse l'avvocato, per lui andavo bene, per lui. Per lui sì, ma per me no. Che facciamo? Poi avrei creato del dire che andavo bene, un bello aspetto. Ma questo non mi vuole più a me. Come... Aspettate. Aspettate. È vero. Ma tu che cosa vorresti dire? Che io non saprei fare il mio lavoro. Ehi, non lo sai fare. E tu non vuoi pagare. Io non voglio pagare. Tu mi hai dato 100.000 lire. E io per 100.000 lire. Solamente un morto di fame come questo potevo trovare. Ah, bravo. Un miserabile. Certo. Un disgraziato con l'acqua alla gola. Insomma, un povero uomo disposto a rischiare anche la galera. La galera, avvocato, volete scherzare? Come la galera? Non sto scherzando, don Giovanni. Sì, signore, la galera. La galera? Perché qua se si scopre il fatto ci stanno 5 anni di carcere. Ah, vuoi fornirlo? Ma vogliamo dire questo fatto, signore? Madonna santa. Avvocato, dovevate dirmelo ieri questo fatto, però, avvocato. Falso in atto pubblico. Sta zitto. Ma già sta zitto. Su 5 anni. Madonna, scusate tanto. Abbiate pazienza, ma voi ieri non me l'avete detto questa cosa a me, però. Ma come diceva a fa? Come diceva a fa? Voi dovevate dirmelo a me, avvocato. Ma perché? Ma come perché? È che se io l'avessi saputo... Non avresti accettato? No, no, magari avrei sempre accettato, però si discuteva la cifra. E adesso che c'è il pericolo della galera, dobbiamo aumentare la cifra, avvocato. Hai sentito? Si capisce. Dobbiamo aumentare la cifra. Ma che aumentare? Che aumentare? Mettiamogli qualche cosa in più. Levadananza, qualche cosa in più, ma che aumentare? Aumentare, signor Barone. Aumentare. Ma si capisce, aumentare, perché ieri l'avvocato non me l'aveva detto che c'era questo pericolo. Ma c'è il rischio della galera, sentite che io posso andare in galera. Ma quando mai? Avvocato può andare in galera questo qua? No, no. Hanno già cambiato la legge, avvocato. Hanno cambiato la legge. All'improvviso. E come prima avete detto che c'era la galera, avete detto prima? Sì, ma se c'è la denunzia. Come la denuncia? Ma chi volete che vi denunzi? Ma che ne so io? Non Giovanni dovrebbe denunziarvi lui. E non ha interesse. Voi nemmeno. Ma che fate, vi autodenunciate? Ma è questo, avvocato. Giovanni non lo verrà a sapere nessuno. No, mi spiace, se non mi date qualcosa in più non la faccio questa cosa. Ma no, venite qua. Ma sì, avvocato. E c'è. Svincoliamoci. Aspetta. Possiamo trovare di meglio. Ah, voi trovate di meglio? Molto meglio. Voi che cammino meglio di me. Venga camera, ma state la sintetica. Avvocato. Avvocato, andiamo via, qui c'è una puzza insopportabile. Aspetta un momento. Ci aspettavo. Lo convinco io. Andiamo a convincere, fatti dare le 30.000 lire a Chiamonge. E che facciamo? Ne troviamo un altro a poco prezzo. Ci pensi tu? Ci penso io. Vabbè. Ma Giovanni, venite qua, Quanto mi date? No, mi dispiace, ma non si fa più niente. Come? Non faccio più il padre a Giovanotto? No. Ma non è colpa mia, poco. Lo so. Voi perché ieri non mi avete detto che c'erano i 5 anni di carcere a me? Non me lo ricordavo. Allora mi dispiace, la prossima volta parlate chiaramente. Arrivederci, a poco. No, che arrivederci, da Giovanni. E voi dovete restituire l'anticipo. Che anticipo? Le 30.000 lire che vi ho dato. Voi mai dato 30.000 lire a me? Certo. E non mi ricordo, quando me l'avete data, avvocato? Come, non vi ricordate? Non mi ricordo proprio. Ma ieri, a questo tavolo, è una, è due... Scusate, ma io ho firmato una carta, una ricevuta, ho firmato... No. Le 30.000 lire non me l'avete mai data. Come? Voi non vi ricordate i 5 anni di carcere, non vi ricordate le 30.000 lire. Abbiate pazienza, avvocato, scusate tanto. Ognuno ha le sue dimenticanze. No, Giovanni, io ve l'ho data sulla fiducia. Anche io ho accettato sulla fiducia. Avvocato, guardiamoci negli occhi. Le 30.000 lire me l'avete dato, io sono una persona per bene, è vero. Ma se volete che faccio il padre a Giovanotto, visto che c'è questo pericolo della galera, invece delle 70.000 che mi dovevate, mi date altre 100.000 e io corro anche il rischio della galera. Voi vorreste... Altre 100.000, lo mandate sempre bene a mio figlio, se no rimane orfano subito, e non parla più. Hai sentito? Vuole 100.000 lire? Come? Quanto vorreste voi? Se volete che faccio il vostro padre, mi dovete dare altre 100.000 lire.
E voi vorreste 130.000 lire per questo affaruccio? Non abbiate pazienza, signor Barone, voi lo chiamate affaruccio. Qua ci sono 5 anni di galera. E che sono 130.000 lire? Nemmeno 30.000 lire all'anno, avvocato. Avvocato, vi ho pregato e ce ne dobbiamo andare. Che facciamo? Che facciamo? 130.000 lire non se ne parla proprio. Non se ne parla, ma poi qua c'è una puzza che non so poco. Ma lo fate nervosissimo. No, mi nervosisco io. Abbiate pazienza, scusate, avvocato, io devo chiedere una cosa. Signor Barone, la seconda volta che dite la puzza, ma da dove viene? Ora sentite sta puzza. Viene a calla, tutto. Ma non è vero, non è vero. Siete voi che puzzate di profumo, se lo volete sapere. Sì, signore. A casa mia ci puzziamo di fame, ma non abbiamo altre puzze. E ogni tanto diciamo, scusate da poco, qua se non mi date 130.000 lire, non la possiamo fare questa cosa. Ma no, ma su, ma 130.000 lire non le potete avere, bravo uomo. Ma non vado in galera, non posso avere una cosa di più. 120, facciamo 120, va bene, poco? Va bene, ma ci penso io. Pensateci. Però, 120, niente. Non caccio una lira in più della cifra pattuita. Ma state a fuori. Aspetta! Non giova. Sentite a me, accettate le 70.000 lire, sono quello veramente se ne va. No, no, signor Barone! Voi ne avete bisogno? È quello il guai, che io ne ho bisogno. E voi approfittate della gente che ha bisogno. Questo non lo potete dire. Questo invece lo posso dire. Io ho capito tutto. Si capisce? Voi siete arrivati ieri, avete guardato la situazione, come avete detto, voi siete la persona adatta, e lo credo, sono la persona adatta. Ma avete dato 30.000 lire e mi avete incastrato a me. E mo devo accettare per forza, perché le 30.000 lire sono finite. Mia moglie ha pagato i debiti, siamo punto e da capo. Sono bisognoso un'altra volta. Io sono l'eterno bisognoso. Posso mai rifiutare 70.000 lire? E non le posso rifiutare. Avete vinto voi. Ecco fatto. Io Barù, datemi queste 70.000 lire e non ne parliamo più. Avanti. Avvocato. Sì. Date le 70.000 lire al signore. Al signore, sono povero uomo, qua signore. Avanti, datemi le 70.000 lire. No. Come l'ha detto il barone, hai detto? Sì, ma questo dopo. Dopo quando? Dopo il riconoscimento. Prima dovete firmare questa dichiarazione. E poi l'avrete. E dove devo firmare? È là sotto. Vabbè, datemi la penna. No. In presenza del notaio. Ah, si deve andare dal notaio. E andiamo dal notaio. Facciamo presto a questa via. Metti a stillare. Mannaggia, capatù. Stai fermo. Aspetta un momento. Stai buono. Scusate tanto, quello è malato. Ha avuto una crisi. Aspettate che gli passa l'attacco e poi ce ne andiamo. Un momento. Aspettiamo un momento. Puro scemo rindaga. Non è che scema, lui sta male perché hai guardate che delinquente. Ma lo finisci, c'è tanto. Tagliamo il frutto, ma passo tu. Delinquente che non c'è altro, basta a posto. Ho capito che è successo. Lui ha sentito tutto. Lui da là sopra sente tutto. Ha sentito che mi voglio adottare un figlio e sei gelosino. Perché lui è cresciuto in casa mia, ma non è mio figlio. Adesso faccio una scena, secondato, mi faccio finta. Mi dispiace caro avvocato, ma non posso firmare questo documento. Non posso fare da padre al signor Barone. Che buco. No, questa carta non te la posso dare. Ma non la posso firmare. Perché che buco? Ma tanto c'hai tanta carta, lassù questa non te la posso dare. È dell'avvocato, è vero, posso dare la carta? No. Manca al signor Barone e non te la posso dare. Ma state fermo, guardate quanto è noioso, ma già fa così. Vai sopra! Guardate, non te la posso dare, ma c'è chi tappino. Guardate come ha fatto questo vagino. Io la straccio, ma non te la do. Ecco qua, e qua. Ha fatto stracciare la carta, ma questo delinquente. Gesù. Guarda, questo delinquente mi ha fatto stracciare la carta. E che volete fare? Si è affezionato assai a me, si è affezionato. Con Manucano. Ma non ti agitare, non piangere. Ma stai tranquillo che non vado dal notaio, ho stracciato la carta, l'hai visto o no? Vado al caffè con gli amici, avanti. Papà ti compri il pasticciotto, ti compri, su. Comprategli l'osso. Asso! Ammammata! No, se non parlo, abbiate pazienza, pure voi mi ci mettete, ma che avete capito? Oh Maronna, avete capito la solita? Ma no signore, ha detto a me che è sovere, perché gli piacciono le sorbe. Vuoi le sorbe a papà? No, proprio a sole ti ha detto. Allora avevo capito bene. Vai pure.
Vieni qua, il segreto. Siediti qua e ascoltami bene. Tu del piccolo incidente che c'è stato ieri sera sei l'unico testimone. Alla questura stanno indagando perché vogliono sapere chi ha sparato. Ah, lo so, sono stato io, ma non lo devi dire. Leva questo dito, fallo sparire. Bravo, non devi mai parlare, mai. Quando il brigadiere ti domanda, Corricuccio, chi ha sparato? Tu, fermola. Dunque, quando il brigadiere ti domanda chi ha sparato, tu devi dire, fai sparire pure quest'altro. Qui, qui, guarda, guarda che se tu parli, mi metto la fascia di lutto pure a quest'altro braccio. Ma vedi questa rivoltella? Ci stanno 6 colpi dentro. Hai ragione, 4, 2 li ho sparati ieri. E beh, se tu parli, ne rimangono 3. Hai capito che non devi parlare? Ma nemmeno fra un mese, nemmeno fra 2 mesi. Vieni. Neanche fra 3 mesi, mai! Hai capito? Vediamo se hai capito. Io sono il brigadiere. Arrivo e ti domando. Corricuccio, ti ricordi per caso quel giorno chi fu a sparare? Pensaci bene. Allora? Chi fu? Momagnolita! Non tu sta lì! Sono innocente! Ti ha sparato? Amalia! Hanno sparato, ma fanno sempre che essere in questo palazzo! Non se ne può più! Ma chi ha sparato? Signora De Lucia! Ma chi ha sparato? Il cornutore di Don Vincenzo. Uì, Enrico, tu hai parlato. Ma quando mai? Ma come ti stai parlando? Bello mio. Ecco, oui, Cristi, ma ci ha sparato a Vincenzo, da voi. E lui si è spaventato, e ha trovato la parola. E fa chiamare gli amici, vai, che festeggeremo anche questo avvenimento. Tu pigli il bicchiere, Cristi. Dobbiamo brindare. Pigli il bicchiere che dobbiamo brindare a un avvenimento importante che è capitato a tuo marito. E che ti è capitato, giovane? E poi te lo racconto davanti agli amici. Bravo. Voglio riunire tutti gli amici e racconto questa cosa bella. Anzi, fa un piacere, va. Falla a chiamargli, falli venire qua gli amici, va. Allora, ecco fa. Vincenzo, scendete. Mio marito vi c'è la porta porta. Che pastarello, buonasera. Benvenuto. Dice, una cos'è, qua dobbiamo brindare. Sì, perché sono capitate 2 cose belle. Bella. Prima di tutto è Ricuccio che parla un'altra volta. Questo già lo so, perché non appena mi ha incontrato mi ha detto una cattiva parola. Ma educato, una cattiva parola, c'è lì. Accomodatevi. Avanti. Buonasera. È vostro marito? Tiene mal di testa, si è messo a letto. Così dorme fino a domani. Vabbè, allora poi gli portate i nostri saluti e tanti auguri di pronta guarigione. Grazie. E gli racconterete quello che mi è capitato a me, che adesso io vado a raccontare a voi. Una cosa bella che dovete sapere. Sì? E poi vi piacerà. Dai a mamma questo. Perché voi siete un'amica e vi farà piacere anche grazie, a voi sapere grazie. Quello che mi è capitato. Certo. È una cosa bella. Ah, sì. Donna Concetta. Voi lo volete un po'? Voglio accomodatevi. Ma che ha fatto? Ha bevuto tutto così. Guardate, quando tu già sei scemo, ti imbriaco pure. Già sei seduto, maleducato. Amante, ma si mette a bere, si mette. Accomodatevi. Grazie, Don Giova, per 100 anni. Alla vostra salute. Alla vostra salute. Alla salute. Allora. Avanti, adesso vi racconterò quello che mi è capitato a me questa mattina. Volete sapere? Sì. Chi è?
Avete visto mia moglie? Ma resta qua, forse, Moello, resta qua la signora. Sto qua, e non ti trovavo più. Oh, ma tu non stavi a letto? Io? Non te avevi mal di testa? Ah, sì, e mi è passato. No, se non andate a Salerno, venite a bere un bicchierino con noi, oh Vincenzo. Avanti, accomodatevi. Don Vincenzo, Don Vincenzo. Ma Maliuccio, che pompa. Sta qua, non ti trovavo più. Sta qua la signora, bevete, bevete. Grazie. No, grazie a voi, cari amici, grazie dell'onore che mi fate a intervenire a questa piccola festa che si fa. A questa piccola festa che si fa? Questa piccola festa che si fa lo sto dicendo io. Come? E tu mi interrompi perché sei maleducato. Scusa tanto. Avanti, hai trovato la parola? Sì. E state zitto, non parlare. Va bene. Tu, questa piccola festa si fa perché a me è capitato un piccolo colpo di fortuna. Bravo! Avete vinto al bancolotto. No, non mi c'è, perché per vincere al bancolotto bisogna giocare. Accomodare. Grazie. E per giocare ci vogliono i soldi. E io soldi non ne avevo più. Mia moglie ha pagato i debiti. No, grazie. È un'altra cosa. È un'altra cosa, come si dice, la vita dell'uomo è come una giornata invernale. Lampi, tuoni, fulmine e sette, ma ogni tanto, grazie a Dio, si aprono le nuvole e arriva un po' di sole. Ebbene, questo po' di sole è arrivato anche per me. Vedete che succede? È arrivato un po' di sole, finalmente, un Gesù, uno di noi. E tre, ecco qua, guardate che mi è capitato, guardate, avete visto, guardate, donna, guardate quanto sono bello. Quanti soldi! Avete visto, guardate, guardate. Viva Gesù! Guarda che c'è, adesso ma tanta sorte c'è. Eccole qua. Giovanni, non ti preoccupare, non paura, e non pagare i debiti, mi raccomando. Ecco qua. Ma Giovanni, avete fatto qualche affare? Sì, un piccolo affare, un po' rischioso, ma come si dice, chi non risica... La rosica! Bravo, però ho avuto i complimenti dal notaio. Il notaio, dopo che ho firmato una carta, che poi vi racconto, mi ha stretto la mano. Ha detto, bravo Don Giovanni, avete fatto un gesto di grande umanità. Umanità? E quando lo dice il notaio... È un onore! Papà! Che buco! Papà! Che buco! Papà! Che c'è? È venuto il notaio! Non è venuto il notaio, no signore, sono andato io dal notaio, non di sciocchezze, e ho fatto una bella figura. Quando sei entrato nello studio, Cristi, il notario mi ha ricevuto proprio... Papà! Che buco! Papà! Che re, che c'è? Oddio mio! Che re? Papà! Che buco! 50 milioni! 50 milioni! Questa ha trovato la parola e ha perduto le cervelle. Se fosse zitto, fammi raccontare, non ti sciocchezze. Dunque, Cristi, appena sei entrato nello studio, il notario ha ricevuto... Che buco! Papà! Ma no, che c'è? Che c'è? Papà, quanti anni c'aveva, zio Federico? Ogni tanto, vedi, ogni tanto gli capita che all'improvviso ricorda cose del passato. Cose antiche. Cose lontane nel tempo. Mio fratello Federico, suo zio Federico, che era il primo, noi eravamo sette figli. Lui non lo conosce nemmeno perché andò in America tanti anni fa, capito? E perché fa queste domande? È la malattia stessa. Ha sentito parlare, gli viene in mente e bisogna rispondergli, se no si arrabbia. Come no? Vuol sapere quanti anni c'ha zio Federico? Ma quanti anni ci avrà mo zio Federico? Più di 80 anni. Bravo. C'ha 89 anni zio Federico. Non ce l'ha più zio Federico. No, l'ha perduto, non ce l'ha più. Quando era vivo ce l'aveva, mamma. Hai sognato che è morto zio Federico? E ti ha lasciato a 50, Maria. Bravo, ha fatto un bel sogno. Leggi. La carta della visita che ha fatto il signor notaro. Leggi la carta della vabbè. E leggiamo la carta da visita. Ma questo è vero, notaio Giuseppe Bagliulo. Aiola. Come no, notaio Bagliulo, chi le face il tuo testimonio o matrimonio nostro, ti ricordi? Come mi ricordo? Me lo ricordo sì, ma tu perché non mi hai detto che è venuto il notaio Bagliulo? Ma io non l'ho visto. Non l'hai visto? No. Una consiglia, quando è venuto questo signore? Don Giuseppe, io non ho visto nessuno. Ma, e allora con chi ha parlato questo signor notaio? L'ho ricevuto io, il notaio. L'hai ricevuto tu? Sì, signora. Ha parlato con te? Come? Non c'era nessuno, solo in casa. Oh. Ma guarda porta, non ci sta mai, l'ha detto. E che ti ha detto? Che volevi, signor notaio? Perché per lui? Ha detto tante cose, ha detto. Papà, che ti ha detto? È morto zio Federico. È morto? Allora era vero, è morto zio Federico. Ha detto il notaio, l'ha detto che è morto zio Federico. E che altro ti ha detto il notaio? Che ha detto? Poi ha detto che zio Federico. Sì. A te? Ti ha lasciato 50 milioni. Allora non era un sogno.
50 milioni a me, ma sei sicuro? Te l'ha detto il notaio? Sì, come ti ha detto il notaio? Perché ha detto che zio Federico ha scritto una cosa. Ha scritto cosa? Una cosa? In testa. Come in testa? Ha scritto in testa? In testa. Che stai dicendo? Aspetta. In testa? In testa? Cosa? Come? Mento. La mente? Cosa? Testamento. Il testamento. Puoi parlare, fai le mosse. Ha scritto il testamento. E ti ricordi che dice il testamento? Sì. Che ha detto? Sì. Che dice? Sta scritto. Io sono Federico Ruppo. È mio fratello, sarebbe. E voglio lasciare a mio fratello. Ruopolo Giovanni. No, 50 milioni. Mi ha dato 50 milioni. Ha detto il notario, nel testamento è scritto. Sì, 50 milioni, me lo so me. Se però mio fratello Giovanni Ruopolo non tiene il figlio. Non tiene il figlio. Di caramello, mamma. Grazie, mamma. Sei contenta? Contentissimo. Sto coperto, ma che combinato. Che combinato, le ho scurcate tutta qua. Ma come si è scappato il tuo aglio? Si è fatto proprio per me. No. Quello sta riposando un poco. E poi lo sai, papà, questo pulcinello non lo vuole sentire. Uè, dammi sto pulcinello, dammi subito sto pulcinello, quello se la figlia con me. Permesso? Chi è? Buongiorno. Ah, buongiorno. Sono il notaio Baiulo. Come sta, donna Cristina? Ah, vi ricordate di me? E come non mi ricordo? Don Giovanni ci sta? Sì, sta dentro, vi sta aspettando, vi deve parlare. Anch'io gli devo parlare. Adesso subito ve lo vado a chiamare, permettete. Ma mi sta nervoso, povero Giovannino mio, tu ti astatiste, io sono figlio pure con me. Ma perché sta così nervoso, Giovannino, perché? Chi è? Ciao. Ti ricorda di me? E come, non mi ricordo? Io ce l'ho detto, sai. Bravo. Non devo legittimare Giovanotto. Bravo, perché se avesse legittimato sarebbe stato un bel guaio. Sì, pappo, tutto a lui. Bravo. Ma dove vai? Mi deve dare il pulcinello. Ma non ce l'ha. Come ce l'ha? Ma ha fatto la pernacchia, ma fa. Ma non lo fa più. Ma leva da me, ce l'ha non lo fa più. Delinquente che non sei altro, dammi subito quel pulcinello. Non ce l'ho. Mi era affisolata, mi hai svegliato col pulcinello. Non ce l'ho. Fammelo immediatamente. Non ce l'ho. Tu ce l'hai, delinquente, dammi il pulcinello. Guarda, faccio passare qua. Dammi il pulcinello. Signor notaio. Ecco papà.
Caro Don Giovanni, come andiamo, E come devo andare, dai, come devo andare? Vi ricordate di me? Ecco, ma non mi ricordo di voi. Notaio Bagliulo. Notaio Bagliulo, hai visto che disgrazia è successa, notaio Bagliulo? Hai visto? Lo so, ma vi dovete fare coraggio. Coraggio, è una parola, e come faccio a farmi coraggio, come faccio? Venite qua, Don Giovanni. Vengo qua. Venite, venite. Io qua c'ho tutto. Qua c'ho il testamento di cui andrò a dare lettura ufficiale oggi stesso davanti a quattro testimoni. Che dolore, notaio, che dolore, che dolore, che dolore. Lo so, la perdita di un fratello. No, la perdita dei soldi di un fratello, non un fratello, ma butta a me roba. Dunque procediamo, Don Giovanni. Procediamo. Allora, io sottoscritto, Federico Ruoppolo, eccetera, eccetera, nato a Napoli, eccetera, eccetera, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, eccetera, eccetera, lascio erede universale mio fratello Ruoppolo Giovanni, se è senza figli. Se è senza figli, se è senza figli. Nel caso che mio fratello Ruoppolo Giovanni avesse figli, tutta l'eredità passa al primogenito. Passa al primogenito, passa al primogenito. Passa al primogenito, passa al primogenito. Lasciando a questo piena libertà di disporre, nella sua qualità di erede, anche nei confronti del padre Giovanni Ruoppolo. Ho capito, quindi se io avessi un figlio... L'eredità passa a lui. Ah, passa a lui, passa a lui. Passa a lui, passa a lui. Ed ora andiamo a dare lettura dell'elenco dei beni. No, non è infierito, notaio, vi prego, lasciate andare. E come sarebbe? A me i beni mi fanno male, a me i beni. Ma io devo leggere. No, per forza. È la prassi. Ma piano piano, delicatamente, notaio, vi prego. Va bene. Piano piano. Allora, 50 milioni contanti. 50 milioni contanti, Una villa a Capri. Una villa a Capri? Composta da 18 vani. 18 vani, guardate, guardate. 10 pertiche di terreno. 10 pertiche di terreno. Con orto e frutteto. Orto e frutteto, orto e frutteto. Del valore di 35 milioni. Sono spendito, da già faccio più, vi prego, sono spendito, non c'è no, Don Giovanni. Voi non dovete fare così. Come faccio a fare? Voi lo sapete com'ero affezionato a vostro fratello Federico. Lo so. E se no mi fate piangere pure a me. Viaggiamo per ragioni diverse, no, viaggiamo per ragioni diverse. Don Giovanni. Queste sono le chiavi. Della tomba di mio fratello, questa qua. Ma no, che? Della villa di Capri. Già parla, voglia villa Capri. Fate come volete voi. La villa Capri. Oh, poi c'è una cassetta di sicurezza. Anche la cassetta di sicurezza. Contenente i seguenti valori. Oh, che c'è? Due collane di perle. Guarda, due collane di perle. Guarda. Quattro anelli con rubini e brillanti. Quattro anelli con rubini e brillanti. Una croce di smeraldi. Una croce... Una croce di smeraldi. Una croce di smeraldi. Siete sicuri? Una croce solo di smeraldi. Una croce di smeraldi. Avete letto bene, siete sicuri? Una croce di... Una croce di smeraldi, ma perché? Siccome avete detto due collane, quattro anelle, mi aspettavo otto croci, ecco perché... Non ho capito. Di solito nel testamento la roba cresce sempre, non ho mai sentito diminuire. Due sedie, quattro divani, otto poltrone. È la prima volta che sento. Non l'avete mai sentito? Non l'ha mai sentito. Dire. È la prima volta? È la prima volta. E allora facciamo così. Come si può fare? Una croce, due collane e quattro anelli, va bene? Grazie. Anche l'orecchio con la sua parte. Viene meglio, diciamo, da piccolo a grande. Ho capito, se mi fa piacere così, diciamo così. Grazie, grazie. Poi ci sono 100 monete d'oro di Luigi Filippo. Ah, queste non sono mie, queste qua non sono mie. Come non sono vostre? Di Luigi Filippo, sì. Che è un nipote, un pronipote. Un pronipote? Questo Luigi Filippo, figlio di un fratello. Ah, no, Don Giovanni, no. Io mi riferisco all'epoca di Luigi Filippo. Capito. All'epoca erano di Luigi Filippo. Sì. Ma poi sono passato a mio fratello. Esatto. Adesso mio fratello le ha date a me. Perfetto. E io c'è don grado da Luigi Filippo perché non le voglio le monete d'oro. Fate come volete. Andate a Luigi Filippo. E poi ci sono alcuni titoli, crediti e obbligazioni che ammontano a circa 3 milioni e mezzo. Ah, un po' di spiccio per le sigarette, diciamo così. Insomma, Don Giovanni, qua complessivamente tra contanti, beni mobili, immobili, gioielli, valori, monete e crediti, raggiungiamo comodamente i 200 milioni. Ma siete spietati, siete una carogna con i 200 milioni. Che spietate. Scusate tanto, io con questo dolore mi dite tutte le eredità. Io non voglio niente. No dai, io non voglio niente. Io dell'eredità vorrei una sola cosa. Che cosa? La cassetta di sicurezza. Certo. Ma com'è? Di ferro? Ma sì, certo. Vai a fronte a chi? Lui una bella cassetta a fronte a te. Salute, delinquente. Allegramente, Don Giovanni, allegramente. Su. Allora, questa lettura, quando la vogliamo fare? Quando volete voi, quando volete voi. Benissimo. Allora, se voi oggi, prima delle 4, riuscite ad ottenere il certificato attestante che non avete figli, la possiamo fare anche subito. Anche subito si può fare. Se no la rimandiamo a domani. Meglio, rimandiamo a domani, ma meglio a domani. Va bene. Allora voi domani venite, leggiamo il testamento, mi firmate l'atto d'accettazione. Devo firmare un atto io. Un atto dichiarante che accettate. Già, ma io non accetto.
Non accettate? Non accetto, notaro. Don Giovanni, volete scherzare? No, 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 scherzi, io non accetto, notaro, non posso accettare. Don Giovanni, guardate che qua non ci sta manco un soldo di debito, né un'ipoteca, niente, tutto pulito. Sì, più è pulito e più non accetto, notaro. Don Giovanni, guardate che se voi non accettate, l'eredità passa allo Stato. Ah, è meglio, notaro. Come meglio? È meglio, meglio allo Stato che a lui. A lui chi? Al barone. Qua barone? Mio figlio. Avete un figlio? Sì. Un figlio di 2 giorni. Un figlio di 2 giorni? Sì. Ma che è un neonato? No, tiene 30 anni. 30 anni? Sì, da 2 giorni tiene 30 anni. Da 2 giorni tiene 30 anni? È cristiano sempre. Madonna mia, ho capito. Avete capito? Ma che avete combinato? Ho combinato, che ho. Ma avete riconosciuto quel tale che vi offriva le 100.000 lire? Ho riconosciuto quel tale. Ma come gliel'ho tanto raccomandato, Enrico? Lo so, lo so. Non mi ha detto niente. No, no, lui me l'ha detto, ce l'ha detto. Ma quello era muto. Non poteva parlare. Non parlare. Sapete che ha fatto? Ha cercato di spiegarmelo coi gesti, ma io non ho capito niente. Voleva dirvi mio fratello morto lontano in America e ha fatto il mare. E il mare l'ho capito. Poi voleva dire America, ha detto a me. Io ho capito a merda e è finito tutto nella merda. Siamo affogati fino a qua. Madonna mia, ma guardate che disastro. Avete capito che disastro? Avete visto da quando uno è nato sfortunato? Io per guadagnare pochi soldi vado a perdere quella sostanza, vado a perdere. Ditemi una cosa, Don Giovanni, ma com'è questo giovanotto che avete riconosciuto? Com'è? Come deve essere? Antipatico e superbo. No, volevo dire com'è, è ricco, tenei sordo. È ricco? Notà, c'ha un cappotto tutto suo, non vi dico altro. Come sarebbe? Un cappotto di uso privato, personale. Ma devo dire, notà, non lo dà a nessuno. Lo mette lui su. Notà, si è messo la cinta per non darlo a nessuno. Vedete, se lo tiene stretto a stretto, se lo dico. Enrico, poi c'è la prova che è ricco. Quale prova? Quale prova? Lui già sposa una donna che porta 100 milioni di dollari. 100 milioni? E gli cade sulla testa un'eredità di 200 milioni di cui non conosce neanche la provenienza. Perché non c'è niente da fare, notà, quella è una legge antica come il mondo. I soldi vanno sempre dove stanno gli altri soldi. Non c'è niente da fare. Quelli secondo me i soldi hanno una voce, notà. Una voce? Sì, una voce misteriosa che noi non possiamo percepire. E si chiamano da un continente all'altro, da una nazione all'altra. Fanno le riunioni, si chiamano la cosa, milione, io sei milione tu, e io sono milione, e viene qua, tutti i milioni, venite qua, si riuniscono e vanno sempre da quella parte, no, da qua non si fermano mai, mai si fermano, no, passano di qua, sputano e se ne vanno. Sì, i soldi è in guento di milioni che non si fermano mai a casa mia, tutti da lui sono andati. È ricco il giovanotto, è molto ricco, no, da, molto ricco. Ah, ma allora se è ricco la cosa è molto meno grave di quello che credevo. Come è meno grave? Sì, perché se si tratta, come voi dite, di una persona facoltosa che non ha bisogno. Che bisogno, no, da. Allora è semplice. Gli si spiega la cosa e lui capirà perfettamente. Io non ho capito. Giovanni, ma un gentiluomo non potrà che riconoscere lealmente che nonostante le apparenze la sostanza spetta a voi. No, come spetta a me? Non se fosse vostro figlio. Ah, no, lui non è proprio mio figlio. E allora è fatta. Sì. Gli parlerò io e gli farò firmare una dichiarazione con la quale lui rinuncia spontaneamente all'eredità che legalmente gli spetterebbe. Ah, si può fare? Si può fare così. Firma una dichiarazione. Esattamente. Già, appena la firmate. Entrate in possesso di tutta l'eredità. Piglio tutto io. Tutto, Don Giovanni. La villa a capo, le monete. Tutto. Ma non ho, ma essa fa male, non sono abituato, troppa roba insieme. Ho capito, Don Giovanni. Non faccio una cosa, no, dai, tanto la villa a Capri me la vendo. Ma non vi conviene. Che vado a fare a Capri e mia moglie, non siamo abituati, non sappiamo nuotare, affoghiamo appena arriviamo. No, io me ne vado in collina, lontano dal mare, no, dai, mi compro una bella villa al povero. Ah, mi affitto tutti gli appartamenti. Bene. Me ne tengo uno solo per me e la famiglia, il denaro liquido me lo mangio e così non ci penso più. Sì, faccio così, è meglio. Mi mangiate poi 50 milioni? Sì. Mi mangio 50 milioni, ma non per modo di dire, no, dai. No, viaggio, lusso, divertimento, no, io non esco proprio di casa. Io mi chiudo in casa e mi mangio tutti i 50 milioni, ma un soldo alla volta. No, dai, io devo mangiare anche a nome degli antenati miei, voi che vi credete qua? Noi siamo pezzenti da 7 generazioni, la famiglia mia non mangia da 2000 anni. È arrivato Giovanni il Vendicatore, coltello e forchetta in mano, a lasciare 3 furbette, e quindi gli mangiarò. No, dai, ma non mi devo fare delle mangiate che... Quando venite a casa mia non salutate, non possiamo rispondere, avremo sempre il boccone in bocca.
Voi venite, voi vi sedete, mangiate e ve ne andate. Grazie assai, don Giovanni, buon provvifaccia. Grazie a voi, no, no, grazie a voi. A proposito però, sapete dove abita questo giovanotto? Come no? Abita a Marcellino. Ah, e allora andiamo subito a casa del giovanotto. Adesso dobbiamo dobbiamo fare la dichiarazione. No? Deve firmare lui. Naturalmente. Hai porti i documenti? Certo, don Giovanni, no, no, dobbiamo fare in fretta. Subito dal giovanotto. Ui, papate con 100 kg di salva. Andiamo, no, no, che bella cosa. Avete visto, don Giovanni? Che cosa? Che vi dicevo? Ui. La vita a volte riserva delle sorprese, no, che voi neppure ve l'immaginate. Avete ragione, è bravo il signor notaio, è bravo. Notaio, ecce homo, questo è mio figlio. Piacere. No, caccia sempre, caccia tutti quanti, è abituato così lui. Buon uomo, vi dovrei parlare un momento. Beh, dite, signor barone, dite. Da solo a solo. Ah. No, potete parlare davanti al signore, è un vecchio amico di famiglia, vi preoccupate, parlate pure. Se per voi è la stessa cosa. Sì, è la stessa cosa, per carità. Del resto quello che ho da dirvi è molto semplice. Di che si tratta? Si tratta del mio matrimonio. Matrimonio? Che avverrà alle 10:30 di dopodomani. Ma dopodomani avete anticipato allora il matrimonio? La zia della mia fidanzata ha affacciato la pretesa di conoscere il padre dello sposo. A me, mi può conoscere. Figuratevi con quanta gioia ho dovuto accondiscendere, ma capirete, la dote gliel'ha data lei. Dunque occorrerà che voi presenziate al matrimonio. Certo, come non veniva al matrimonio, io sono il padre dello sposo. Starò in prima fila, che onore, signor Barucci. Ma non c'è tutta l'aristocrazia napoletana, ma non sarà una grande cerimonia. Che cosa? Non credo. Può venire anche il signore, si sarà comandante, potrebbe venire a matrimonio. Ma chi lo conosce? Lo ha da venire. Voi, mi dispiace, non potete venire. Io vengo così. Sì. Allora, dove vuoi andare? Al matrimonio di questo. Ma quale matrimonio? Ma forse scelgo? Ma se no? Ma non vuoi andare al matrimonio di questo? No, mi dispiace per te, ma sei il matrimonio. Stai a posto tu, mi spiace per te, stai a bagno per fare questo. Ma stai a posto tu. Avanti. Non vi preoccupate che lui non viene al matrimonio. E ci mancherebbe altro. Bravo. Ma venivano tutto quanto un matrimonio. Quest'altro pure veniva al matrimonio. Ma io da venire. Non potete venire, ha detto così chiaramente, non potete venire perché è il numero chiuso. Al mio matrimonio venite solamente voi. Bravo, hai sentito? Vado solamente io. Vi racconterò io tutta la cerimonia, state tranquilli. Dunque, pochi avvertimenti. Dite, signor Barone. Abito nero. E mettetevi in ordine. Lavatevi. Tagliatevi i capelli. Facitevi la barba. E durante la cerimonia vi permetterò di darmi del tu. Io vi ringrazio. È un onore per me dar del tu al signor Barone. E voi preoccupate che vi metto in ordine, mi faccio una barba, mi taglio i capelli e mi lavo. Però per il vestito vi dovete accontentare, c'è solamente questo qua. Questo è il vestito del viaggio di nozze, non te lo ricordate? Me lo misi allora e non me lo sono levato più. Mia moglie l'ha rivoltato due volte questo qua. Si vede. Sì, ma adesso mia moglie questo lo lava, lo stira, lo smacchia, lo pulisce e lo fa venire nuovo. Ma che davani nuovo? Non la conoscete, mia moglie ha le mani d'oro. Ma state pazzi. Volete scommettere che non riconoscete questo qua? Non è possibile. Ma viene proprio nuovo. Non potete venire con sto vestito. E come vengo nudo? C'è solamente questo qua. Come si fa? Vabbè. Vuol dire che passerete alla mia sartoria. Madonna, che onore. Vi ringrazio. Molto gentile, grazie. La sartoria al Chiatamone, al numero 54. Li fittano anche abiti da cerimonia. Gli farete dare un tight. Ah, naturalmente andrete a mio nome. Per forza, signor Barone, per forza, a nome mio, ma anche i bottoni mi fanno. E mi raccomando la puntualità. Sì. Alle 10:30 precise. Ah, la sartoria si chiama Mazzetti. Oh, Mazzetti, mamma da.
Fumazzetti sono. Vi prego, scusate tanto, quello è scemo, non so quello che dice. Perdonate, ma come sa da fare con te? Ma mi fa passare un guai con la gente a te. Io ti chiudo all'ospizio, delinquente, che non c'hai altro. Don Giovanni! Guardate, guardate, ma deve passare un guai. Giovanni, ma lo volete chiamare? Ma che c'hai chiamato? Quello sta arrabbiato, è meglio che ma non... chi è arrabbiato, Don Giovanni? Per la firma. Quale firma? La firma della dichiarazione. Per questo vi facevo cenno prima. Deve firmare? Sì. Ma non mi ho sbagliato, aspettate un momento. Fate presto. Che poi lo chiamo, signor Barone? Signor Barone, vi prego, tornate un momento qua. A me, un momento solo, guardate l'emozione, questo mi fa capire più niente a me. Ho sbagliato io, vi prego di perdonarmi, è un errore mio. Ho sbagliato, non parlavo del matrimonio. Il signor notaio mi deve dire una cosa importante a voi. Siete notaio voi? Sì. Sono il notaio della famiglia Ruoppolo. Sì, lui è il notaio Bagliulo che assiste alla famiglia Ruoppolo, è un vecchio amico di famiglia. Ma io non ho tempo, me ne devo andare. Momento! Un momento, si tratta di una cosa molto breve. Vi metto subito a parte della questione. Sì, è una cosa breve, è un minuto solo, accomodatevi, prego. Perdonate, è colpa mia. Ho sbagliato io perché parlando del matrimonio mi sono talmente emozionato che ho dimenticato che il signor notaio mi deve far firmare una carta. A me? Sì, 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 a voi, a voi. È vero, signor notaio? Ma io senza il mio avvocato non firmo niente. Non c'è bisogno dell'avvocato. Si tratta di questo, signor Barone. Dunque, secondo lo Stato civile, voi siete il figlio legittimo del qui presente Don Giovanni Ruoppolo. Sì. Ma in realtà voi non lo siete. Voi in realtà non lo siete, è mio figlio, perché noi abbiamo fatto quella cosa... Ma che è successo? Ci sono complicazioni? No, nessuna complicazione. Si tratta di questo. Sì. Dunque, dovete sapere che il fratello di Don Giovanni Ruoppolo, Don Federico Ruoppolo, che da tanti anni non dava notizie di sé, morendo in America, l'ha lasciato erede di tutti i suoi averi. Ecco, mio fratello ha lasciato erede a me, di tutti i suoi averi, perché lui andò in America a lavorare, era ragazzo, ha lavorato per tanti anni, mio fratello. Ma che volete dire? No, voglio dire che questa eredità aspetta a me. È vero, signor notaio, che aspetta a me l'eredità? Certo che aspetta a voi. Aspetta a me. E aspetta a voi, è pigliato a Ville, ma io che c'entro? Che c'entro, avete sentito? No, oh, perché voi c'entrate più di tutti quanti. Signor Barone, voi siete la persona più importante. Dipende tutto da voi. È vero, signor notaio, che dipende tutto da lui? Eh sì, voi. Dipende da voi, perché il testamento dice che se Don Giovanni Ruoppolo ha un figlio legittimo, tutta l'eredità passa a lui. Passa a lui. Hai capito? Oh. Sì. Al primogenito. Primogenito. E io che dovrei fare? Dovreste rinunciare a questa eredità. Io? Sì, perché l'eredità sarebbe vostra. Ma voi siete un gentiluomo e non credo che volete approfittare di questo povero disgraziato che ha sempre fatto una vita di stenti e di sacrifici. Scusate tanto, ma che lo dite a fare? Avete sbagliato, abbiate pazienza. Io? Ma se capisci, ma pare che un gran signore come il signor Perù approfittava di me. È vero, signor Perù, che non ha approfittato voi di me. Che devo approfittare? E mi lasciate tutto a me, mi lasciate. Sì, pigliatevi tutto comodo. Allora, vi ringrazio assai e lo vado a dire subito a mia moglie. Permettete? Ma dove andate? Vado a dire a mia moglie questa cosa. Ma non, signore, venite qua, glielo dite dopo. No, perché le do una gioia. Glielo dite dopo perché ho fretta. Come volete, voi glielo dite dopo, senz'altro. Notaio, mi volete dire che devo fare? Dovete firmare una dichiarazione che vado subito a preparare. Chiamo, facciamo a presto. Sì, sì, è una cosa, aspetta, una firmetta, e poi vi presento mia moglie, se non vi dispiace. Siete molto gentili, signor Barone. Don Giovanni? Sì. Venite qua. Sì, che c'è, signor Barone? Occorrono due testimoni. E li procuro io, non vi preoccupate, sono tanti amici nel quartiere. Sì, ma mi raccomando però, attendibili. Senza altro, staranno fuori, quando debbero entrare, li chiamate voi uno per volta. Che state dicendo, Don Giovanni? Che debbano chiamare i testimoni. Ma che cosa avete capito? Che debbano attendere fuori. Avete... Attendibili. Attendibili. Significa persone per bene, oneste, degne di fede. Siete sicuri? Sempre che sì. No, perché voi capite che devono attendere. Notaio. E allora? Subito. E chiama. Stavamo parlando di attendibili, che significa persone per bene. Ehi. Lo sapevate voi? Se capisci lo sapevo. Lo sanno tutto quanto di noi. Avete visto, Don Giovanni? Che cosa, no? E vi dicevo. Di che cosa? È un gentiluomo. Non ha voluto approfittare. No, non ha voluto approfittare. Ma approfittava di me. Io sono un povero uomo. Lui ha un sacco di soldi. La moglie, sapete quanto porta di dote? Notaio. E allora? È fatta. Io devo andare al circo. Quando metto il timbro?
Devo fare lo sciamano. Deve fare lo scemo. Questo la firma, va. La firmetta, ecco qua. Signor Barone, questa è la carta, questa è la penna se volete firmare. Sì. Don Giovanni, testimoni. Su, chiamo a Don Giovanni e Don Vincenzo, due brave persone. Permettete? Ecco. Un momento. Che c'è? Signor notaio, io qui leggo rinuncio all'eredità a me spettante in favore di Giovanni Ruoppolo. Sì, esattamente, in favore mio. Vi ringrazio assai, vado a chiamare subito i testimoni. Un momento. Ma per curiosità, non per altro. A quanto ammonterebbe questa eredità? Capirete, prima di firmare vorrei sapere a che cosa rinuncio. Dunque, a quanto ammonta? 50 milioni. E allora, notaio, a quanto ammonta? 50 milioni. Ma è noioso, stuaglione. È noioso e maleducato, questa è la verità. Devo stare zitto, no, cretino. Il signor Barone deve firmare una carta importante. Guardate quanto è stupido. Firmate, signor Barone, poi vi dico io a quanto ammonta. Firmate. Signor notaio, vi ho pregato a quanto ammonta. 50 milioni. Devo stare zitto, ma qua 50 milioni. Una villa a capre. Ma quando mai la villa a capre? Oro. Oro. Perle e brillanti. Ma qua perle e brillanti. Però. Ma che cosa? Però solamente una croce di zia Smeralda. Ma guarda quanto è stupida la croce di zia Smeralda. Ma non è bene, signor Barone, non gli date lei. Ma che sta dicendo? Che devo dire? Dice sciocchezze, quello è malato, non sa quello che dice. Signor notaio, è la verità? No, non è la verità, no. Signor notaio, è la verità? Sì. È la verità. 50 milioni, una villa a Capri, e oro, perle, brillanti, la croce di smeraldi. E 100 monete d'oro di zio Luigi e zio Filippo. Ma non gli date niente, le monete d'oro sono mie, ma non è bene. Io vi prego, io ho fatto sempre la fame e la miseria. Ho capito. Ho chiesto anche l'elemosina, perciò dovete... Non vi preoccupate. Vi prego, firmate. State tranquilli. Grazie assai, signor Barone, che quello è stupido, no? Non so perché. Oh, meno male. Sta firmando. Meno male. Io mi credevo che non firmavo. Invece, se non da, poi mi dite la percentuale che spetta voi. Poi ne parliamo. Poi spetta una bella percentuale. Avete fatto tutto voi. Io vi regalo la villa a Capri. La villa di Capri. Voi sapete lo dare. Sì. Andate a Capri, facetevi il bagno. Tanto bello. Signor notaio. Voi siete l'esecutore testamentario. Sì. Quindi il vostro dovere è quello di assistere gli eredi. Certo. Sì, e lui assiste la famiglia Ruppolo perché è un vecchio amico di famiglia. Sì. Io però lo pago, eh. Ci mancherebbe altro. Giusto. Signor notaio, espletate tutte le pratiche legali affinché la volontà del defunto venga rispettata. Certamente. Non trascurate niente. Assolutamente. Il fratello del defunto ha un figlio. Mio figlio, perciò. No, no, dai, ha stracciato il foglio. Ce l'avete un'altra carta? Deve firmare. Giovanni, ma che deve firmare? Deve firmare il foglio, ha dimenticato. Ah! Ah, oh no, voi. Dimenticavo. Sì. Al mio matrimonio è inutile che venite, perché tanto io non mi sposo più. Ehi, non mi sposo più.
Ma io non ho capito niente, ma la carta non l'ha firmata, l'ha stracciata. Ma perché? Ma che è successo? No, dai, non ho capito, che è successo? Ma veramente non avete capito che cos'è successo? No, ma non ho capito, perché quello mi confonde, a me mi stordisce, non mi fa capire. Che ha detto lui esattamente? Don Giovanni, ha detto, il fratello del defunto... Sono io. Voi? Beh. Ha un figlio. È un figlio. Lui? Ah, già... Il figlio legittimo. Il primogenito. Il primogenito, ho capito tutto adesso. Questo significa che a voi non spetta assolutamente nulla. Non spetta niente, cioè piglia tutto lui. Ho capito, no, ma prima non riuscivo a capirmi, girava la testa, perché quello mi confonde a me. Ma adesso ho capito, per forza la dà. Ma è naturale, perché questo animale ha parlato, ha detto tutto questo imbecille. Tu hai parlato, hai detto. Io non l'ho fatto schiattare. Ma che schiattare? Ma tu non devi parlare mai. Ma qui mi schiattare. Hai parlato e non devi parlare. È colpa sua, no? È colpa no, signore. Come? Non è colpa? Ha parlato lui. Ma no, signore, Don Giovanni. Ma perché non lo... Tanto prima o dopo, sempre lo avrebbe saputo. Lo so, ma l'avrebbe saputo dopo, notaio. Prima firmava la carta e avremmo avuto in mano un documento. E invece non l'ha firmata più. Quella è una carogna. Ha sentito di che si trattava, perché quell'animale ha parlato, quello è un incosciente, non capisce quello che dice, e lui ha approfittato. Quello è un avventuriero, no? Quello sposava una donna ricca solamente per i soldi. Madonna mia, io mi sono illuso, io mi credevo che stava firmando, quello stava facendo i conti. E ha calcolato bene. E lo credo, non mi sposo più. E lo credo. La moglie quanto portava di tutto, no? La moglie quanto portava? 100 milioni. E l'eredità di quant'è, signor notaio? 200 milioni. E vi pare niente, no? 100 milioni di più e una moglie di meno. Quello è l'affare del secolo. Guardate che disgraziato, si ha pigliato tutti i soldi più. E a me non mi spetta più niente, no? Dai. Purtroppo no, Don Giovanni. Ma come i soldi di mio fratello... E perché, signor Lodai, perché non... È la legge, Don Giovanni. E come la legge è contro di me, signor Lodai. Ma come la legge protegge una carogna come quello. Lei è un delinquente, quello è un ladro. Hai capito che fa lui d'accordo con l'avvocato, fanno gli imbrogli, a robbero. La legge è contro di me. Io sono una brava persona, non ho fatto mai male a nessuno, guardate. I soldi di mio fratello. Ma com'è possibile? Io sono disperato, mia moglie non c'ha neanche il cappotto, neanche il cappotto, sai, capito? Che buco? Giovanni? Che è? Ma chi ci sta pure? No, c'è un signore che mi ha voluto a trovare, non preoccupate. Ma vengo pure io? Non signore, aspetta, no. Aspetta un momento, permettete un momento. Prego. Sì. E a casa, anche di che buco? Stai tranquillo, stai tranquillo, non è niente, preoccupato. Non c'è notaio. Un amico che sta venendo. Dopo, giochiamo. Stai tranquillo. Hai detto, quando torno da Roma giochiamo. Sei tornato da Roma giochiamo, no? Quando torno da Roma giochiamo. Ho l'anghita te, capite? Chiami quando è andato il signore. Va bene. Ah, va. Meno male, mia moglie non si è accorta di niente, non ha capito. Perché a quest'ora lei dice le preghiere, si addormenta col rosario in mano, da mezzo addormentato. E non ha capito il guai che hai combinato, eh? Non ha capito niente. E non glielo diciamo a mamma, vabbè? Non glielo diciamo. E tanto lo dà, pure se glielo diciamo. La mamma, sapete come dice? Non lo fa più, dice la mamma. Enricuccio non lo fa più, è vero? Alla prossima eredità non lo fa più Enricuccio. Volete fare da... Questo mi ha portato il destino. A me, a quello 200 milioni. E a me questa povera creatura. Mi è costato 200 milioni la povera creatura. 200 milioni. E che volete? D'altra parte l'avete detto voi, la legge è dalla parte sua e quindi... Purtroppo sì. Sì? Sì. Ma siete sicuro, notaio? Sicuro, Don Giovanni. Ah. No, perché stavo pensando... Che cosa? No, dico, anche se io... Anche se voi? No, è una cosa che mi è venuta in mente adesso... Permettete un momento, signor notaio? Prego. Un momento solo. Prego. Enrico, ti spaventare, vieni qua, fammi un piacere, fai una corsa, ti spaventare, fai un momento di imparare, devi venire subito qua, vai, vai presto, pure, vai presto, piano piano, non ti fa male, capito? Avanti.
Va bene, signor notaio, se la legge è dalla parte sua, come si dice? È meglio rassegnarsi e berci sopra, tanto come si dice, piangere i morti sono lacrime perdute. Bravo Don Giovanni, questo significa parlare da uomini. Dico bene? Eh sì. Facciamo così. Dite. Venite domani alle 4 al mio studio. Sì. Convocherò anche lui, leggeremo il testamento e vedrete che lo convincerò a dare qualcosa anche a voi. Va bene, domani alle 4. Domani alle 4. Va bene, signor notaio, va bene. Vabbè, se ci sono vengo domani alle 4. Come sarebbe? Come sarebbe, no dai, come sarebbe? Se ci sono vengo, se non ci sono come vengo? Vengo senza di me, no dai, come si può fare? Vabbè, non ce va. Fare come volete voi. Se ci siete bene, se no faremo a meno di voi. Sì, Tanto a questo punto la vostra presenza è inutile. È inutile, lo so, se capisce. Ormai la mia presenza è inutile. Io non servo più a niente. Giovanni Ruoppo non serve a niente a nessuno. Lo posso buttare nella mondezza, ma posso... No, Giovanni, non fate così, non faccio così. Vabbè, signor notaio, non mi preoccupate, io mi sono rassegnato, ve l'ho già detto. Però vi devo chiedere un piacere, non me lo dovete negare. Ma no, assolutamente. Io ho bisogno di 10 minuti del vostro tempo. 10 minuti? Soltanto 10 minuti. Di che si tratta? È una cosa che vi spiego dopo. Venite qua, mi dovete fare una cortesia, però dovete aspettare là dentro. Vedete? Dove? In quello sgabuzzino. Quello là? Piano piano, c'è lo sgabello, sedete. Sì. Appena entrata a destra. Mi chiamate voi, mi chiamo io quando è il momento, non vi preoccupate. Va bene. Avanti. Grazie a San. A dove stai? Voi, Cristina, vieni qua, vieni. Ti devo parlare un momento. Voglio vedere proprio se riesco a combinare questa cosa, voglio vedere. Brigadiere. Bravo, bravo, l'hai trovata. Accomodatevi, brigadiere, accomodatevi. Buonasera, Don Giovanni. Buonasera. Dice che mi dovete parlare. Sì, vi devo chiedere qualche informazione. Informazione. Tu vai a chiamare gli amici, vai, falli venire tutti quanti, va. Ho Namare, ho Vincenzo, ho il dottore, falli venire, dia, detto papà c'è una riunione. Sì. Brigadier, volevo sapere una cosa. Dite. Che c'è? Che? No, niente, c'è il brigadier, devo chiedere una cosa al brigadier. Non preoccupare. Volevo sapere una cosa, brigadier, se un milionario va in galera. Un milionario? Sì, un milionario, che trattamento gli fanno? Come che trattamento gli fanno? Come vitta, alloggio, come viene trattato un milionario in galera, ecco. Se può pagare si può pigliare una camera a pagamento e si fa venire il mangiare da fuori. Hai capito, la camera a pagamento. Giovanni, aspetta un momento, e ditemi un'altra cosa, brigadier. Capù. Ma posso invitare pure a Don Giacinto Cicato? Fai venire pure a Don Giacinto Cicato. Bravo! Hai preso, su. Dunque, volevo sapere, allora, come viene trattato questo milionario in galera, diciamo? Ah, la camera a pagamento e il mangiare da fuori. E ditemi un'altra cosa, brigadino. Per uno che ha commesso un falso in atto pubblico, che è un reato, vero? Certo che è un reato. È un reato. Che c'è? L'arresto immediato? Secondo, se è confesso sì. Se no ci vuole la denuncia. Ah, no. Lui si confessa. Ma brigadino. Chi è che si confessa? Aspetta un momento. Lui si confessa, brigadino. Ma perché mi fate tutte queste domande? E adesso signore e signori, ecco a voi Don Giacinto Cecato. Accomodate. Buonasera. Che si fa entrare tutti quanti, falli accomodare. Adesso vi presento la mia. Vedi quanto, lo dai? Anche 5 minuti e sono accomodatevi, sono arrivati tanti amici. Adesso ve li presento. Accomodatevi, generale, buonasera, che onore che mi avete fatto. Ecco qua, cari amici, accomodate. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Oggi sì, grazie. Un piacere che siete venuti. Allora, cari amici, ecco qua, vi presento il notaio Bagliulo. Ecco. Buonasera. Ecco il notaio Bagliulo. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Accomodatevi, accomodatevi. Ecco, signor notaio, questi sono tutti amici del palazzo, vero? Tutti cari amici con i quali la sera stiamo sempre insieme. E ci riuniamo a casa mia, a casa di Don Vincenzo, e ci raccontiamo, come si dice, i fattarieri. Ecco, cosa avete fatto, che avete mangiato. Diciamo che ci teniamo in contatto per non perderci di vista. La sera non abbiamo niente da fare e ci riuniamo. E io perciò li ho convocati, che tanto prima o poi l'avrebbero saputo lo stesso. E allora io, davanti a loro, vi prego di rispondere a questa mia domanda. Loro sono tutti testimoni. Notai, io voglio sapere questo. Se un tale che ha commesso un falso in atto pubblico per il riconoscimento di un figlio non suo, come si dice, si autodenuncia e si costituisce alle autorità, questo riconoscimento viene annullato, signor notaio? È certo che viene annullato. Oh, ma il diritto all'eredità rimane a lui o no?
Complimenti! Sì, bravo! Rimane a lui! Rimane a lui! Rimane a lui! Aspetta, dopo ti spiego, aspetta, devo fare un'altra domanda al signor notaio. Notaio, dite. E quando è che questo tale entra in possesso dell'eredità? Vi spiego subito. Durante il periodo dell'istruttoria l'eredità rimane congelata. Certamente. Quando poi esce la sentenza definitiva di condanna, l'eredità viene immediatamente consegnata al condannato. Brigadier, mettetemi a manetta e portatemi in galera. L'autore del falso in atto pubblico sono io. No, 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 tu non hai fatto niente. Ma ti arrestare. Ma tu sei innocente. Lasciami ti arrestare. Sei innocente. Se questi mi devo arrestare, se no mi arresto lo denuncio per favoreggiamento. O fai passare guai a suo povero. Arrestatemi, brigadier. Ma che avete combinato? Pure voi per gelosia. A gelosia. E magari fosse la gelosia. Io ho commesso un grave reato. Voi, non ci va? E io sì, io, 2 giorni fa, per guadagnare qualche soldo. Sapete che abbiamo sempre bisogno. Ho sbagliato, mi sono messo contro la legge. C'era un giovanotto che aveva bisogno di un finto padre per sposare una donna ricca, insieme a un avvocato. Ma mi hanno messo in mezzo, per pochi soldi mi hanno fatto firmare una carta. Una dichiarazione con la quale ho riconosciuto un figlio che non è mio. E non si può fare, si va in galera. Non solo, ma perde anche una grande eredità che mi ha lasciato mio fratello che è morto in America, Federico. E perché? Perché nel testamento c'è scritto se Giovanni Ruppolo ha un figlio, l'eredità passa a lui. Ma lui non è vostro figlio. Non è mio figlio di sangue, ma per la legge purtroppo è mio figlio. E io ho firmato la carta, ma hai capito? Non c'è stato niente da fare. Il notaio ha cercato di convincere a firmare un'altra carta a sua volta perché rinunciava all'eredità che spettava a me, che mi ha dato mio fratello, ma non c'è stato niente da fare, niente da fare, sapete che ha fatto? Quando ha sentito di che cosa si trattava dell'eredità, che quell'animale ha parlato, ha detto tu, sapete che ha fatto? Ha stracciato il foglio, ha detto non mi sposo più. Ma ha fatto una risata in faccia e se ne andò. Hai capito? Che fiezze carogne! No, 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 ovviamente c'è una carogna che non avete te, ma proprio carogne. Ma mortificato, perché non solo si è pigliato i soldi miei, ma mi ha fatto una risata in faccia. E voi non avete fatto niente? Che dovevo fare? Io stavo solo, mi mettevo a paura, non sapevo che fare, hai capito? Se ero io lo sparavo. Ma se lo sparavo era peggio, invece. E perché? E come perché? Perché andavo in galera per tutta la vita e lui ci mangiava i soldi di mio fratello. E questo è bene. Io invece l'ho pensato meglio. Sapete che faccio? Io mi sono denunciato. Mi faccio 5 anni di carcere. Però si straccia il riconoscimento. È vero, signor notaio? Certamente. Allora, io eredito tutto. E lui rimane senza il padre, senza moglie e senza manca una riga. Bravo, non ce l'ho, mi ha fatto proprio bene. Fatto bene. Giovanni, e quante ereditate? Silenzio, non si può dire. No, da guardate quanto è sempre. Tutto al contrario. Adesso che lo può dire, non lo dice. Non lo devi dire, gli amici lo debbono sapere. Si può dire? Si può dire. 50 milioni. 50 milioni. Ma non solo, ma c'è anche una villa a Capri. Una villa a Capri. Oro, perle e brillanti. Mamma mia. E quando torno facciamo una grande festa. Tu ti metti tutto elegante, hai capito? Ti compri una bella veste nuova e ti metti tutti i gioielli addosso, come a Santa Brigida da Giovanni. Che tu una santa sei moglie mia. Giovanni, sono 5 anni. E che sono 5 anni? Sono passate tante, ne passeranno altri 5. Con l'aiuto degli amici voleranno. Voi mi venite a trovare a me, o no? Non vi preoccupate. Ivo porta meglio frutta e stagione. Grazie. Ivo porta cioccolato. Grazie. E io vi porterò fichi secchi, noci, e i pasticcini che fa Assuntina. Grazie, Gerardo. Don Giovanni, io vi vengo a trovare. Grazie, andiamo. 3 volte alla settimana. Grazie, Assa. Insieme con me. Insieme con me. Venite a trovare tutti quanti, hai sentito? Gli amici non mi abbandonano. Anche voi, un giacino, venite a trovare, Che onore, che onore. È pure un giacino, hai sentito? Vieni a portare la serenata sotto a calcio. Non ti preoccupare, che io la sto bene. E non devi piangere, una cosa sta già niente. Non ti preoccupare, io vado in villeggiatura. No, la villeggiatura. Ma si va che in villeggiatura, brigadier, è bene che vado in villeggiatura. Ma qua villeggiatura, Don Giovanni, ma che state dicendo? Ma che vi credete di andare al Grand Hotel? Quello è carcere. E sentito, brigadier? Ho sentito, brigadier, ho sentito. Quello è carcere. Sì, e perché questo che cos'è, Cristina? Non è carcere questo. Brigadier, non è carcere. Guardate il sole da dove entra in casa mia, brigadier, guardate.
io sto in galera da che sono nato, brigadino. Io ci ho fatto l'abitudine alla galera, l'umidità e il freddo di questa casa. Andate, andate di là, andate a sentire il letto duro, le lenzuole bagnate per l'umidità d'inverno e d'estate, le capriole per procurarci un piatto caldo, brigadino, che se non fosse per gli amici che ogni tanto chi ti porta un po' di pane, chi... non ne parliamo, va. La miseria di questa casa, le medicine per quel povero ragazzo sempre malato, brigadino. Un cappotto in due, io e mia moglie, un solo cappotto. Non è carcere questo, eh? Le umiliazioni che dobbiamo sopportare. Questo è il vero carcere, brigadino. E a Napoli di carcerati come me ce ne sono migliaia, centinaia di migliaia. E nessuno fa niente. E io invece sono fortunato, brigadino. Ah sì? Eh sì, perché io vado in galera da milionario. Già, perché per noi disgraziati la fortuna ha un prezzo. Noi paghiamo sempre. È vero, c'è? Sempre, tutta la vita, noi paghiamo sempre. Brigadino, a noi nessuno ci regala niente, mai. Ci hanno regalato mai qualcosa, mai. No. Noi paghiamo sempre. È vero, generale? Proprio così. Noi paghiamo sempre. Madonna mia, appena abbiamo un poco di fortuna, subito, boom, una ammazzata in capo. Conosco tanta gente che ha pagato un po' di fortuna con le disgrazie. Quando ne conosciamo? Calzai, come si chiama? Don Attanasio, brigadino, un nostro amico. Il mese passato ha pigliato una paterna, 8 milioni. Dopo due giorni andò sotto al tram e perdette un braccio. Si paga, brigadier, si paga sempre. Io pago prima, così quando esco i soldi non mi fanno paura. Arrivederci, vado a pagare il mio debito con la giustizia. Già, riguarda. Non ti preoccupare. Non piglia fritti, capito? Non ti preoccupare, tu pensa a te, capito? E non piangere. Se non mi fai arrabbiare. Se piangi trovo uno schiaffone, ti faccio anche lì a te. Non piango più. Boh. Arrivederci, una concessa. State proprio, non ci va. Oggi sì, arrivederci. Che onore, che onore. Generale, i miei rispetti. Arrivederci. Fatto buono, assolutamente. Brigadier, diamoci. Andiamo, state voi. Mi raccomando, mi siete dato uno sguardo là. Non ti accompagnatevi. Avanti. Arrivederci, state voi. Papà! Papà! Aspetta un momento. Che buco? Aspetta un momento! Sì, che buco. Momento. Vabbè, sono brigadier, sta aspettando. Papà, per non discordarti di me. Ce l'avevi il Pulcinello, eh? Sì, 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 ce l'avevo il Pulcinello. Guarda che va. Allora, questi. Guarda che malato, il Pulcinello. Quanta volte ti ha fatto arrabbiare per il Pulcinello? Sempre mi ha fatto arrabbiare. Anche prima. Stavo riposando un po', mi ha svegliato col Pulcinello, mi ha svegliato. Non lo fa più. Non lo fa più. Sembra che si dice tua madre, non lo fa più. Io ma che dovrei fare? E se rompere il capo Pulcinello a te, eh? Io te lo regalo. Lo regalo a me? Sì. Questo è tuo, eh? No. Tu poi non ci giochi più. Si gioca più. Vabbè, allora io ti ringrazio e me lo porto con me, vabbè? Me lo porto con me per ricordo tuo. Ricordo tuo? E ricordo di Ericucci. È bello Ericucci questo. Hai ragione tu. Ericucci è bello. È bello. È bello mio figlio, è una concetta. È bello. Perché questo è mio figlio, generale. Il mio vero figlio è questo qua. E guai chi me lo tocca. Guai chi me lo tocca. Sì. Grazie.